dobbiamo spostare l'accento oltre che sull'ascolto delle vittime, ma Quando ho anche sul telefono, mi esce cercare quattro di telefoni, chiamami su. intervenire prima che Ma sia io la troppo guardo, io tardi, sono anche sul perché cucina, molte quindi delle non vedo donne quello vittime di che fanno la violenza mattina, no, ma non so chi manifestano qual è, perché sono il cinquanta desiderio e anni, la tanto non volontà so cosa che i c'è. propri Intanto, compagni già mi intraprendano ha alzato, appunto un percorso ripeto, riabilitativo, quindi l'infezione, bisogna nel senso che assolutamente viene dalle cercare di persone che ci agire sono. in questa direzione, e Chiedo quindi scusa, bisogna Ferrero può chiudere il migliorare e microfono? cambiare. Prova così, prova col telefono, con il telefono C'è un si va sul microfono telefono. aperto, c'è un microfono Senti, aperto che quando ci dovrebbe essere serve una chiuso. cosa? Antonella Ferrero, Ecco, chiudi il va bene. microfono. Cortesemente, non si sente nulla. Scusate, riprendo quindi dicendo che Grazie. dall'ascolto di molte delle vittime di aggressione emerge sia che tutto il peso della situazione ricada sulle spalle della donna e della vittima, e dall'altro che molte di loro manifestano l'esigenza e il desiderio che i propri compagni intraprendano appunto un percorso riabilitativo. Quindi la strategia deve essere duplice: migliorare le condotte dell'uomo incline alla violenza, e nello stesso tempo quello appunto di proteggere le vittime e allontanarle nel caso in cui non si riescono a ricucire le situazioni familiari quando queste sono troppo compromesse. Quindi bisogna assolutamente agire in questa duplice direzione, e la sensibilità, come dicevo, sta cambiando negli ultimi anni. Si cominciano a intravedere anche dei progetti in questa direzione, ma poi la senatrice Leone potrà illustrarvelo meglio di me, visto che è nella commissione che si occupa proprio di queste tematiche. Io volevo solo ricordarvi, per esempio, che in Senato abbiamo due disegni di legge su questo argomento, uno della nostra collega del Movimento 5 Stelle, la senatrice Maiorino, e un altro della senatrice d'Italia Viva, Donatella Conzatti, che è anche molto sensibile a questo tema e molto, molto attiva. Poi probabilmente ce ne saranno anche altri, ma ripeto, la mia collega vi farà una panoramica molto più esaustiva e competente rispetto alla mia. Io auguro a tutti buon lavoro in questa giornata e buon proseguimento. Grazie. Grazie, grazie senatrice. Quindi io a questo punto darei la parola alla Cinzia Leone, che così come dire, ascoltiamo il suo intervento e la liberiamo per la call successiva. Vicepresidente, se vuole intervenire. Sì, assolutamente. Intanto buongiorno a tutti, grazie, un saluto particolare alla collega Pirro, che in qualche modo già ha anticipato i contenuti di cui insomma, ci occupiamo all'interno della commissione d'inchiesta sul femminicidio, la quale si muove sul solco della Convenzione di Istanbul, per cui insomma, ci si attiene a quelle che sono le 4P: prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate. Io mi occupo della prevenzione, e quindi comunicazione e formazione, per cui l'aspetto dell'uomo maltrattante proprio si va ad inserire nell'intervallo tra la prevenzione e la protezione. E la Commissione, a seguito di tante audizioni, ha migliorato quelli che sono i testi base che ha preso in considerazione nel caso specifico delle due colleghe, della Maiorino e della Conzatti, ma voglio soprattutto mettere in evidenza che la Commissione comunque lavora in modo del tutto trasversale, quindi si è posta degli obiettivi di qua a fine mandato di dar luogo a dei provvedimenti volti a migliorare, a tutelare soprattutto le donne. Ma nel caso specifico, l'evento di oggi soprattutto e mi fa davvero piacere partecipare, perché in queste giornate, già dal 25, ma anche qualche settimana prima, ho partecipato a tantissimi eventi così online, dove si parla di tutela delle donne. È opportuno, infatti, è che ben vengano incontri e confronti come questo, perché in realtà il problema a monte è gestire appunto la violenza che viene dettata, proprio che viene resa manifesta, che porta poi nella sua escalation al femminicidio da parte dell'uomo maltrattante. E dunque nella commissione d'inchiesta, appunto, uno dei provvedimenti, ripeto, ma comunque in modo trasversale da tutte le forze politiche, perché così ci siamo imposti un po' di lavorare, perché è un tema talmente delicato, talmente sensibile, ma allo stesso tempo complicato, perché la società contemporanea purtroppo ancora sembra manifestare degli atteggiamenti veramente di inadeguatezza nel gestire questa piaga sociale. Se consideriamo che il
femminicidio rappresenta la prima causa di morte delle donne. È davvero una mattanza, i numeri sono davvero impressionanti. Di recente la Commissione, proprio qualche giorno fa, abbiamo approvato un importante disegno di legge, un disegno di legge che riguarda proprio come strumento la statistica, che va a monitorare con cadenza triennale e biennale, diciamo, diversi aspetti relativi alla violenza delle donne, per fare in questo modo anche prevenzione, studiare di pari passo davvero il fenomeno e migliorare e tutelare maggiormente la donna. Un disegno di legge, ripeto, come testo base è stato utilizzato quello della Presidente Valente del PD, prodotto tra l'altro con la collaborazione di Linda Laura Sabatini, Presidente dell'Istat. Quindi diciamo che la Commissione attenziona veramente in maniera molto molto attenta questo fenomeno, studiandolo e migliorandolo al fine veramente di tutelare sia le donne, ma proprio, come dicevo, ci si attiene proprio alla Convenzione di Istanbul, all'articolo 16, comma 1 e 2, un'attenzione merita anche il maltrattante, ma proprio a tutela della donna e anche dei figli, perché dal momento in cui la donna subisce violenza, sappiamo che nello stesso tempo si va a consumare quella che viene chiamata violenza assistita. E quindi io, per quanto mi riguarda, nella commissione d'inchiesta tra gli obiettivi che ci siamo posti è proprio quello dell'approvazione anche di un disegno di legge, il cui testo base è mio, che attiene all'educazione emozionale, perché a monte nell'uomo maltrattante soprattutto ci sta proprio quell'incapacità di gestire già sin da piccoli quelle che sono le frustrazioni, e quindi dotare la scuola di una grammatica dell'emozione, degli strumenti atti a gestire appunto la frustrazione, l'umiliazione, che spesso i nostri giovani, lo vediamo anche gli effetti che insomma hanno dato luogo nell'utilizzo scorretto anche dei social network, pensiamo a tutte quelle ragazze vittime di revenge porn, anche di cyberbullismo. Quindi è importante dotare la scuola con una norma che possa parlare di un linguaggio rispettoso di genere. Ovviamente la scuola come agenzia educativa ha un ruolo importantissimo, ma allo stesso tempo anche la famiglia, quindi educare anche figli maschi rispettosi di genere. Questo secondo me è un consiglio che mi sento da dare anche come mamma. Tante sono le associazioni, mi viene in mente soprattutto la Relive, che si occupano di appunto del tema oggetto di questo incontro dell'uomo maltrattante. Il cui obiettivo è proprio quello di far prendere consapevolezza e soprattutto l'assunzione di responsabilità al fine proprio di evitare le recidive che purtroppo si manifesta anche dopo il periodo di detenzione. Quindi al momento noi come commissione lo vorremmo veramente tantissimo che il percorso per il maltrattante possa essere davvero obbligatorio dal momento in cui entra in carcere, però non è così allo stato attuale. Quindi poi è il questore che dà indicazioni se vogliono intraprendere un percorso atto a riabilitarlo e a rieducarlo, perché anche il carcere come agenzia educativa ha lo scopo proprio quello di riconsegnare l'uomo appunto e inserirlo in una società civile e comunque riabilitato e rieducato, soprattutto oltre che per se stesso, anche perché comunque non cessa sicuramente il suo ruolo di essere padre, quindi anche per i figli. Proprio perché sono fortemente convinta che in realtà molti di questi maltrattanti a monte hanno, come dire, sono vittime di per certi aspetti veramente di un deficit di paterno. In realtà hanno avuto dei modelli paterni non sani, quindi hanno conosciuto soltanto, come dire, l'aspetto brutale, aggressivo del proprio padre. Io credo che noi dobbiamo investire molto sulle nuove generazioni e dunque anche munire, ribadisco, la scuola di un disegno di legge che spero possa essere quanto prima incardinato nella Commissione Cultura riguardo l'educazione emozionale e poi un percorso soprattutto di sinergia con le associazioni, con gli enti locali. Io sono stata a Torino in una delle mie tappe del tour da donna a donna, quindi so come lavorate, come pubblica amministrazione, che siete molto sensibili a questo tema e che davvero avete fatto tanto e siete proprio da imitare come risultati che comunque state ottenendo. Infatti veramente con molto piacere ho partecipato a una quindicina di incontri così online, su 15 erano relativi alla violenza sulle donne,
uno, il vostro si parla di uomini maltrattanti, quindi davvero siete davvero bravissimi e che dirvi? Vi ringrazio, mi dispiace, però sono momenti per noi al Senato particolarmente impegnativi in vista della valutazione del MES, insomma, ristori e legge di bilancio. Io faccio parte pure della Commissione Finanze e Tesoro e stamattina siamo riuniti già dalle 10, già appunto con il Ministro Gualtieri a parlare di argomenti un po' più altrettanto impegnativi e complessi. Quindi spero di essere stata utile in questo momento di confronto. Avete i miei contatti, qualsiasi cosa facciamo squadra, sia a livello locale che a livello nazionale. Io ci sono. Grazie a tutti. Grazie, grazie senatrice. Perfetto. Allora adesso forse possiamo dare il via con Antonella Corigliano a, diciamo, l'apertura della tavola rotonda. Grazie Antonella. Proverò adesso a condividere un video. Abbiate pazienza, abbiamo un po' di difficoltà tecniche. Siamo tutti che dobbiamo essere un po' flessibili e cercare di. Eccoci. La violenza domestica prende molte forme. Prendere a cazzotti, strattonare, lanciare oggetti, pretendere prestazioni sessuali quando una persona non desidera averne, insultare, sminuire, offendere, non permettere alla compagna di avere amici, isolarla dalla famiglia, negare accesso alla macchina o al telefono, il controllo economico. Sappi che abbiamo tutti delle alternative alla violenza. Se hai bisogno d'aiuto, noi possiamo aiutarti. Il nostro obiettivo è arrivare prima. Finora siamo stati quelli che arrivano dopo. Dopo i pugni stretti. E dopo gli occhi chiusi. Dopo le urla e le bocche tappate. Dopo le umiliazioni e le reazioni. Dopo l'impotenza e l'onnipotenza. Dopo gli ospedali, le denunce, gli avvocati, gli arresti. Addirittura dopo il carcere. E a volte dopo la morte. Vorremmo provare ad arrivare un po' prima. Almeno in tempo per aiutarti a riconoscere che la sua paura è anche la tua paura di sentirti disprezzato, abbandonato, di sentirti in balia del mondo ancora una volta. Solo, 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 solo. Se hai bisogno di aiuto, noi possiamo aiutarti. Chiama. Adesso proverò invece a condividere le slide, spero di avere più fortuna. Abbiate pazienza, vi chiedo un po' di pazienza per quanto riguarda i problemi tecnici che stiamo avendo. Allora. Purtroppo questa postazione che noi stiamo utilizzando oggi non è quella che utilizziamo normalmente perché per poterci collegare, avere un collegamento un pochino più stabile, stiamo utilizzando una postazione che ci è stata messa a disposizione dal SIT. I tempi sono quelli che sono. Spero che vediate, le vedete? Sì. Benissimo, benissimo. Allora, spero, adesso andrò avanti. Allora, il mio intervento è rivolto prevalentemente appunto quali sono gli interventi del recupero degli autori di violenza di genere. E cercherò di illustrarvi brevemente quali sono le attività che stiamo svolgendo con il tavolo della città metropolitana per progetti finalizzati al contrasto per il recupero degli autori di violenza di genere. E cerchiamo di. Abbiamo realizzato insieme nei vari gruppi di lavoro del tavolo alcune attività che adesso volevamo illustrarvi per capire perché siamo qui, come abbiamo fatto ad arrivare qui e quali sono le attività che abbiamo svolto finora. Per
Non mi dilungherò molto su quella che sono le attività, diciamo la storia del tavolo, il tavolo della città metropolitana, appunto, il cosiddetto tavolo maltrattanti, ormai ben da oltre 10 anni che è attivo e si cerca di lavorare su queste tematiche. Siamo stati tra i primi a capire che bisognava cercare, se è importante mettere in sicurezza la vittima, è altrettanto importante cercare di fare delle azioni che fossero quantomeno preventive. Così come voleva dire il video, che mi spiace che purtroppo non è stato possibile sentire, era quello di cercare di fare qualcosa che servisse per la prevenzione. I principi che ispirano e che guidano le azioni del tavolo, innanzitutto, così come accennava la senatrice Leone, innanzitutto i nostri principi guida sono naturalmente la Convenzione di Istanbul, che è quella che appunto prevede il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la tutela contro le vittime di qualsiasi forma di violenza. L'articolo 16, la Convenzione di Istanbul, prevede specificamente dei programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per il recupero degli autori di violenza domestica e la prevenzione della recidiva per i reati di natura sessuale. Nell'attuazione della misura è comunque riconosciuta la priorità ai diritti e alla sicurezza delle vittime, da qui non si può prescindere. Abbiamo un altro anche un principio che ci guida, che è quella la legge 4 del 2016 della Regione Piemonte, che anche questa prevedeva interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e sostegno alle donne vittime di violenza ai loro figli, dove all'articolo 20 richiama espressamente anche questa interventi rivolti agli autori di violenza di genere. Quindi vediamo che sono questi prevalentemente i principi che ci ispirano, che sono venuti successivi a quella che è stata in realtà. Quando è stato creato il tavolo dei maltrattanti era il 2009, non c'era ancora la Convenzione di Istanbul e non c'era ancora non c'era la legge del 2016, ma diciamo che siamo stati antesignani, no? Abbiamo tracciato una strada che poi abbiamo visto che anche nel consesso internazionale, oltre che nazionale, hanno poi cercato di seguire questi principi. Gli obiettivi del tavolo era appunto quello di cercare di sostenere le realtà esistenti sul territorio. 10 anni fa, nella realtà metropolitana di Torino, c'era soltanto un paio di associazioni che avevano già cominciato al loro interno a occuparsi di quelli che erano gli autori di violenza, no? Perché nella loro attività intercettavano quello, sì, le vittime di violenza, però dicevano: se c'è una vittima, ci sarà sicuramente qualcuno che agisce. Perché il problema della violenza è cercare di spostare il focus in questo caso, cercare di non soltanto la prevenzione, diciamo la tutela della vittima, ma cercare di prevenirla in qualche modo, occupandosi anche di colui che la agisce. Nei vari cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista, sappiamo bene, da provincia siamo diventati città metropolitana, anche la legge Delrio, diciamo, ci consente ancora come organismo di area vasta, ci dà ancora dei compiti che sono prevalentemente di monitoraggio, controllo e indirizzo per quanto riguarda varie tematiche, tra cui anche quella, la prevenzione delle discriminazioni. Le attività recenti del tavolo, cosa è successo? Un cambiamento è avvenuto nel 2019. Abbiamo partecipato a un bando della Regione Piemonte che istituiva appunto fondi per quanto riguardava l'attività dei centri per le attività rivolte verso gli autori di violenza. Noi abbiamo, come città metropolitana, abbiamo cercato di coinvolgere delle associazioni che avevano già aderito al tavolo maltrattanti per poter presentare questo progetto insieme. E cosa volevamo fare in questo progetto? Ci eravamo prefissati come obiettivo la costituzione di una rete, mettere insieme quelle che erano le realtà. Innanzitutto abbiamo fatto un monitoraggio, una mappatura di quelli che erano i centri all'interno dell'area metropolitana, che nel frattempo da quei due che erano, abbiamo visto che attualmente sono diventati 10. 6 facevano parte del tavolo e li abbiamo coinvolti, facevano parte del gruppo di lavoro accoglienza del tavolo, li abbiamo coinvolti, chi voleva partecipare a questa idea, a questo progetto, per l'istituzione di una rete. Cioè pensavamo di
mettere insieme quelle che erano le varie realtà, le varie professionalità, le varie competenze, le varie specificità molto diverse tra di loro, cercare di portarli magari anche a innanzitutto uno scambio reciproco, perché questo potesse essere arricchente da parte di tutti. Quindi dei momenti formativi che erano di conoscenza e formazione reciproca. I sei partner che hanno aderito al progetto abbiamo dedicato appunto questi momenti formativi. Si sono poi aggiunti in itinere anche altri centri che abbiamo individuato, che avevano presentato progetti in maniera individuale. Abbiamo pensato di, appunto, abbiamo costituito questa rete tra i centri che si occupano di accoglienza per il disagio maschile, che abbiamo chiamato, alla fine abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato Rete Azione Cambiamento. Abbiamo predisposto poi una pagina sul sito dell'istituzionale della città metropolitana dedicata proprio a questa rete, perché potesse essere motivo di informazione alla cittadinanza di quelli che sono i servizi offerti. Abbiamo predisposto anche una brochure di presentazione di questi servizi che stiamo diffondendo a tutti gli operatori, a tutta la rete, il network del tavolo, che possa essere interessata a conoscere sia la cittadinanza ma anche gli operatori stessi. Abbiamo poi realizzato un convegno il 22 giugno di quest'anno, nonostante il lockdown, nonostante i problemi della smart working e tutto, siamo riusciti a realizzare questo convegno dove abbiamo avuto anche degli ospiti internazionali, abbiamo avuto il professor Garrido da Siviglia, abbiamo anche realizzato la pubblicazione di questi atti, che attualmente sono, tra l'altro vi informo che tutti i partecipanti a questo convegno che ne faranno richiesta le invieremo tramite mail, e oltre che trovarli anche pubblicati nella nostra pagina dedicata del sito istituzionale della città metropolitana. Abbiamo anche realizzato, appunto, a proposito del lockdown, una serie di video, perché ci siamo resi conti, quello che poi avete visto, il rapporto che ha fatto il primo ministro Bonafede proprio in occasione del 25 novembre, a un anno del codice rosso, ha dato dei numeri dicendo che, appunto, quello che noi già avevamo già il polso già all'inizio, a giugno avevamo capito, diciamo nei primi mesi ci si eravamo accorti che c'era qualcosa, che stava succedendo qualcosa. Nel momento in cui c'era il confinamento, chiusi in casa, la violenza aveva sicuramente dei motivi, veniva acuita, perché la convivenza forzata sicuramente portava a situazioni di esacerbazione, si esacerbavano queste situazioni, queste relazioni, diciamo che avevano già... erano già problematiche. Quindi cosa abbiamo fatto? Perché si potesse sapere, informare la cittadinanza che comunque, se avevano bisogno, soprattutto gli uomini che avevano questi problemi di agiti violenti, c'era comunque i nostri servizi, il centro erano ancora a disposizione, naturalmente a distanza, in remoto, e avevamo realizzato una serie di video proprio pubblicati più ad aprile del 2020, durante il periodo del lockdown, abbiamo realizzato questa serie di video per poter informare, appunto, della presenza dei servizi che ancora venivano offerti. Contemporaneamente, a gennaio di quest'anno, avevamo cominciato una serie di incontri con quanto riguarda gli operatori degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali. Perché cercavamo di contattare tramite la rete, cercavamo di contattare quello che erano i nodi focali diciamo di questo networking. Cioè, noi cercavamo di intercettare quelli che erano gli invianti. Perché, come diceva sia la senatrice Pirro che la senatrice Leone, il problema è questo, no? Il fatto che tutti i programmi che sono previsti finora richiedono sempre la volontarietà. Perché l'uomo deve essere spontaneamente decide di rivolgersi a questi centri, ma non sempre avviene. E allora noi cerchiamo, ed è anche un motivo per cui abbiamo organizzato questa giornata, è perché i nostri relatori che poi ci illustreranno gli argomenti, risponderanno alle nostre domande durante la tavola rotonda, è perché cerchiamo di capire con loro, appunto, quello che è il nodo degli invianti. Quali sono le criticità e quali sono le possibilità che sia la normativa che magari le buone pratiche ci consentono, perché questa, che è semplicemente lasciata alla buona volontà
dell'uomo possa magari in qualche modo diventare un po' meno spontanea, magari spintanea, no? Spinto a magari in qualche modo indotto a seguire questi percorsi, proprio perché si capisce e si comprenda che seguire questi percorsi sono innanzitutto un'economicità della società, serve a tutti. Perché innanzitutto una persona che segue questi percorsi, abbiamo visto e vedremo poi da quelli che sono i rapporti, che molte volte si azzera la recidiva. Perché una persona che ha questi tipi di agiti, si allontana la vittima, lui resta lì ed è pronto magari per ricominciare il circuito della violenza in un'altra Con altri. relazione, se non si fa nulla per interrompere. Ecco, abbiamo poi, dicevo, è stata realizzata questa rete che abbiamo chiamato Retazione Cambiamento con l'acronimo CORAC. E queste sono le realtà che abbiamo, le azioni che abbiamo realizzato. E allora, da chi è composta questa Retazione Cambiamento? È composta dal Centro Studi e Trattamento dell'Agire Violento di Torino, il Cerchio degli Uomini di Torino, il Gruppo Belle di Torino, i Libri delle Violenze di Pinerolo, Punto a capo di Chivasso e Tutele di Collegno. Quindi sono molto diverse tra di loro, hanno professionalità e approcci diversi, come possiamo vedere qui da questa slide, si vede i modelli che utilizzano, gli approcci di intervento. C'è chi ha gli approcci psicodinamico, chi socioculturale e relazionale, chi psicoeducativo, sociale, culturale. Sono diversi proprio perché all'interno dei centri sono anche diverse le professionalità. Ci sono psicologi, psicoterapeuti, alcuni sono avvocati e per cui hanno anche l'assistenza legale, altri sono counselor, psicologi. Abbiamo un po', sono appunto differenti professionalità e questo connota anche i differenti approcci. Ecco, una parte importante che noi possiamo vedere è la parte relativa agli invianti. La parte relativa agli impianti perché? Ecco. Sono prevalentemente dopo la richiesta spontanea, ma la richiesta spontanea magari in questo caso viene individuata perché magari sono contatti attraverso magari i centri inviati da qualcuno. Questa è la cosa importante che vi chiedo di notare è la parte che riguarda l'invio della parte. Subito dopo arriva quella della Questura di Torino. Perché? Perché in base successiva alla Codice Rosso, successivamente al Codice Rosso, la Questura di Torino ha contattato quattro delle associazioni presenti e con loro ha istituito un protocollo. Un protocollo che nel caso in cui, per dire, in seguito all'ammonimento da parte del questore, dell'autore di violenza viene dato indicazione fornendo una serie appunto di indirizzi di questi centri dove viene invitato, no, la persona, l'uomo viene invitato a rivolgersi a questi centri. Quindi ecco che abbiamo visto che col codice rosso qualcosa comincia a cambiare, c'è la possibilità. E i due disegni di legge a cui accennava appunto accennavano le due senatrici prima vanno questo orientamento. È una domanda che noi porremo a loro perché subito dopo la tavola rotonda avremo ancora altre due parlamentari a cui potremo magari fare questa domanda e chiedere se è esattamente questo che pensano le due disegni di legge. Ecco, per quanto riguarda l'inviante, qui lo potete vedere, con una torta si vede molto chiaro e visivamente è più facile vedere appunto come si sta muovendo e come si muove prevalentemente. I nodi della rete che sono fondamentali sono quelli con cui ci confronteremo appunto nella nostra tavola rotonda, ci saranno anche gli enti gestori, l'ordine degli assistenti sociali, l'ordine degli avvocati, oltre che magari poi ve li presenterà la nostra moderatrice, quali appunto i nostri ospiti. Ecco, qui sono, diciamo, il profilo degli utenti di questi centri. Come vedete, sono prevalentemente giovani, 36-45 anni, la fascia più alta, nazionalità prevalentemente italiana.
quasi tutti, la maggior parte, sono anche padri. Ecco perché è fondamentale anche il nostro, l'altro nodo che oggi abbiamo qui, abbiamo cercato di coinvolgere anche per quanto riguarda sia i servizi socioassistenziali, per quanto riguarda i luoghi neutri, ma anche il tribunale per i minorenni, perché appunto è un nodo per noi molto importante, quello di quando dei luoghi neutri e comunque la della violenza assistita dei minori. La relazione con la vittima, come vediamo, quasi sempre sono conviventi o marito-moglie, la moglie, il rapporto è la moglie. La condizione lavorativa, sono quasi sempre occupati, cioè magari a volte si immagina che questo sia dovuto a un problema di la violenza, magari si pensa che sia dovuta a fragilità sociale, in realtà è molto trasversale la violenza, quindi colui che agisce violenza sicuramente si connota come una persona che può toccare tutti i ceti sociali. E il profilo, ecco, i principali interventi, come abbiamo visto, abbiamo il counseling psicologico, abbiamo il percorso psicologico, colloqui motivazionali, interventi di gruppo, interventi educativi, sono vari gli approcci appunto che abbiamo visto. I prossimi obiettivi della rete sono quelli, i macro temi che abbiamo individuato e che abbiamo messo oggi, se fanno parte degli argomenti che discuteremo nella tavola rotonda, cioè la paternità e i percorsi collegati, che è quello che accennavo prima, il codice rosso e la sostenibilità dei percorsi, perché finora questi centri sono quasi sempre gestiti in maniera da volontari e non possono contare su un sostegno economico, che nel momento in cui appunto tramite codice rosso vengono inviati si chiede magari anche una responsabilità da parte degli centri che forniscono questi programmi. E sono professionisti comunque che forniscono dei servizi, sappiamo bene che basarsi soltanto sulla volontarietà diventa pesante, ecco perché bisogna anche trovare la sostenibilità economica. La formazione, poi, arrivare a una formazione, a uno standard. Per quanto riguarda le operatrici dei centri antiviolenza, noi abbiamo una legge regionale che prevede degli standard formativi. Vorremmo arrivare magari anche per gli operatori che lavorano all'interno dei centri per l'accoglienza dei maltrattanti, che anche questi abbiano una formazione specifica. Oltre che naturalmente arrivare magari a degli standard per quanto riguardano i servizi offerti. Ecco, un altro degli obiettivi che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando, e sono quelli per cui abbiamo potuto presentare i dati oggi, noi abbiamo messo insieme nella rete una scheda per la rilevazione dei dati condivisa, che attraverso quella in maniera semestrale ci vengono forniti dai centri i dati degli utenti, e sono quelli per cui oggi noi abbiamo potuto fornire questi dati. Il gruppo di lavoro appunto che si era attivato poi con gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali è andato avanti parallelamente come lavoro. Abbiamo predisposto insieme al Consiglio dell'Ordine delle Assistenti Sociali del Piemonte, abbiamo predisposto un questionario che è stato somministrato a tutte le assistenti sociali aderenti all'Ordine e che ha avuto un ottimo successo, un'ottima risposta. E gli esiti del questionario ci hanno dato degli stimoli per poter continuare il lavoro. E cosa ci hanno detto? Gli esiti, cosa ci chiedono gli assistenti sociali alla rete? Cosa chiedono per poter andare avanti? Quali sono le criticità che hanno individuato? Innanzitutto che lavorare con i maltrattanti mette in gioco i vissuti pesanti, no? Per quanto riguarda il proprio vissuto personale, risuona molto, no? La violenza all'interno dei vissuti personali. E quindi è importante fare conto di questo, avere una formazione su questo ambito per poter far conto di quello e tenerne conto. Se manca il lavoro terapeutico sul maltrattante, l'intervento sul nucleo risulta parziale. Quindi molte volte i consorzi, le assistenti sociali si trovano magari a prendere in carico il minore per violenza assistita o magari una separazione problematica, poi ci sono i centri antiviolenza che si occupano della donna, ma dell'uomo quasi sempre nessuno si occupa, quindi resta parziale, no? La presa in carico, perché resta questo fantasma, questo sconosciuto che è colui che agisce violenza. Ogni situazione richiede un progetto diverso sicuramente, perché ogni caso è a sé.
Poi a volte la donna chiede all'assistente sociale di non coinvolgere il maltrattante o per paura, perché non vuole prendere le distanze. Molte volte pensano: non ne voglio più sapere, me ne vado. Magari viene presa in carico in una casa rifugio, dice: non voglio più fare. Però in realtà è utile, come dicevamo prima, alla società prendersi in carico di questo uomo, per evitare di, proprio per cercare di interrompere quello che è il circuito della violenza di cui parlavamo prima. Un'altra cosa che abbiamo rilevato da questi questionari è la mancanza di servizi specialistici da parte dell'ASL per la valutazione. Molte volte si pensa, no, che ci siano magari problemi dovuti a patologia. Ma per poter far questo, molte volte, ce lo parlerà poi magari coloro che si occupano del tribunale, si dà l'incarico ai servizi per una valutazione. E questo cosa succede? Ci dice che in realtà non ha problemi psichiatrici, non ci sono patologie conclamate, per cui a quel punto l'ASL non ritiene di poter intervenire e non c'è più nessuno che offra un servizio successivo, che se non appunto i centri a livello volontaristico. Ma soprattutto non ci sono anche questi centri specialistici da parte dell'ASL che facciano queste valutazioni. Finora, quasi sempre, ce lo diranno appunto i responsabili del tribunale, ci diranno che sono quasi sempre su incarico del consulente, che viene dato un incarico personale. Non ci sono servizi specialistici che se ne faccia carico da parte dell'ASL di questo. Poi dicono che sia importante il confronto con le forze dell'ordine per poter cercare di mettere insieme dei percorsi e dei protocolli di intervento per la presa in carico. Avviare poi appunto quello che dicevamo prima, i servizi specialistici dell'ASL, promuovere poi, per quanto riguarda, un momento di riflessione e di formazione anche, no? Da parte delle, devono essere formati, hanno richiesto, c'è, cioè, molto pressante la richiesta da parte delle assistenti sociali di avere una formazione specifica su questi temi. Ecco, il grafico dei questionari, come vi dicevamo, sono appunto le risposte, sono queste state date, prevalentemente la maggior parte le servizi dell'ASL. Poi un'altra cosa importante, che è quella che diceva anche prima la senatrice Leone, è la formazione, cioè la formazione per quanto riguarda anche i ragazzi, perché se il cambiamento, se quello che noi vogliamo portare avanti è un cambiamento culturale, questo non può prescindere dalla formazione. Infatti, come tavolo maltrattanti, come gruppo di lavoro della formazione del tavolo maltrattante, abbiamo messo insieme un progetto formativo che ormai sono già 2 anni che è stato portato avanti, prima come progetto pilota presso una scuola, poi è già dal secondo anno che è stato inserito nel catalogo CSEDI della città metropolitana, e dove andiamo nelle scuole direttamente a parlare ai ragazzi, diciamo, l'aspetto della violenza sotto tutto, non soltanto appunto della tutela della vittima, ma anche la sensibilizzazione e l'assunzione di responsabilità da parte dei maschi. La formazione, questa è particolare perché noi coinvolge anche i docenti, quindi noi facciamo la formazione sia ai docenti anche il personale ATA, perché molte volte i ragazzi si confidano anche con la bidella, diciamo, no? Noi affrontiamo la violenza nell'ambito della piramide dell'odio, quindi parliamo anche di quello che è bullismo, cyberbullismo, discriminazione, hate speech, revenge porn e quant'altro. Io vi ringrazio per l'attenzione, do adesso la parola alla nostra moderatrice, che aprirà la tavola rotonda. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Antonella, grazie. Intanto mi volevo ricollegare anche a quello che aveva detto la senatrice Leone, del fatto che Torino è un esempio, no, di tutti questi quegli incontri che ha fatto, l'unico che parla appunto dei maltrattanti. Io ricordo benissimo anche quando ero alla Cronaca di Torino nel 2009, quando si cominciò a parlare di questo progetto. Quello che, sentendo anche quello che ha detto la dottoressa Corigliano, quello che mi chiedo e che volevo chiedere a voi, cominciando proprio da Barbara Rosino, che è presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali, cominciamo da lei. Ecco, questi percorsi che per il recupero dei maltrattanti possono essere prescritti? Com'è la situazione? Quanti ce ne sono? Come vi approcciate? Io sono un profano di questo settore, quindi mi piacerebbe sapere anche
come giornalista, come spiegare questa cosa a chi mi legge, per esempio, se devo trattare di una situazione di questo genere. Voi capite bene, ve lo dico da persona, diciamo, non esperta, che in una situazione di violenza, quando c'è una vittima, quando le vittime spesso sono più di una, nel senso che c'è una madre e dei figli vittima di violenza, parlare di trattamento del maltrattante diventa veramente difficile da un punto di vista anche emotivo per chi legge i giornali, no? Quindi, allora, come facciamo a far passare anche questa cosa della prescrizione, come dire, di una cura? Come facciamo a far passare anche se si può prescrivere questa cura, quali sono gli ostacoli di questa prescrizione, no? Di questa cura, e parlarne anche un po', diciamo, in termini forse meno professionali, ma anche più di impatto emotivo per le persone. Come facciamo a far passare questa cosa che, è, come sempre e come sappiamo bene in tutte le cose italiane, spesso si arriva quando il danno è fatto, e invece dovremmo parlare molto più spesso di prevenzione. Comincerei con la dottoressa Rosina e poi man mano chi prende la parola, se può rispondermi, degli intervenuti, sono qui apposta. Grazie. Non sento niente. Non risulta connessa. Ah, ok, perfetto, va bene. Allora, per esempio la dottoressa, vedo la dottoressa Bello è connessa? No. Ci sono, mi sentite? Allora, ecco bene, perfetto. Grazie, dottoressa. Il tempo di toccare i pulsantini giusti. Salve. Sì. Piacere. Salve. Dunque, diciamo che io vi parlo della fase finale, mentre qui la domanda era piuttosto all'inizio, sì. No? Nel senso, è chiaro che chi arriva alla nostra attenzione è arrivato fino in fondo, ha commesso tutto, è arrivato a una condanna, non ha nemmeno adito la strada di scegliere un programma riabilitativo per ottenere la sospensione condizionale della pena, sempre che potesse conseguire un'entità di pena che consentisse la sospensione condizionale. Comunque, guardandola appunto dal nostro punto di vista, che è quello a valle, la risposta al fatto se è possibile e opportuna la prescrizione di percorsi finalizzati alla riabilitazione di questo tipo di autori non può che essere sì, ovviamente, perché è proprio intrinseco alla funzione rieducativa della pena prescritta dall'articolo 27 della Costituzione e poi declinata nel concreto dall'ordinamento penitenziario. Cioè la pena è un momento in che, fra il resto, deve servire a ricostruire le parti deficitarie dell'autore di reato fino a condurlo possibilmente a non recidivare. Quindi, così come chi ad esempio delinque perché è preda di dipendenza da sostanze e quindi ha bisogno di procurarsi la droga e i soldi per comprarla, eccetera, deve affrontare, è auspicabile che affronti nel corso dell'esecuzione penale programmi terapeutici specifici per la dipendenza. Chiaramente chi agisce violenza per problematiche che possono essere le più varie, e qui sicuramente tutti gli esperti, psicologi, assistenti sociali dicono molto più e molto meglio di me, però è chiaro che ha bisogno di un percorso trattamentale specifico. Quindi la risposta è sicuramente sì. Se poi mi chiede quali sono gli ostacoli, l'ostacolo con la O maiuscola è il fatto che molto, molto, molto frequentemente l'autore di questo tipo di violenza non riconosce assolutamente il suo comportamento. Lo minimizza, lo banalizza, è stata un'occasione, si fa sempre riferimento all'ultima, quella che poi ha portato
la donna a non poterne più o a finire in ospedale, quindi insomma emergere la situazione. Per una volta è stata una sberla, è comunque colpa sua, è lei che non, è lei che mi tradiva, è lei che non lavorava abbastanza e non si preoccupava dei bisogni di... Quindi l'ostacolo veramente principale è la mancanza di volontà. Poi sicuramente c'è anche un grosso problema, magari, non lo so, poi il giro continuerà, mi pare, vedere che ci sono altre domande, c'è un problema di pochezza di mezzi, insomma, su questa fase. Cioè, ci sono pochi finanziamenti comunque per questi percorsi, lei dice, dottoressa Bell. Allora, prima di tutto, tenuto conto che per impostare un'attività trattamentale rieducativa su un condannato bisogna osservarne la personalità, dice la legge, in un modo scientifico. Prima di tutto ci sono pochi educatori e pochi psicologi dentro gli istituti penitenziari, pochi funzionari di servizio sociale dentro gli UEPE, quindi manca a monte la possibilità di studiare. Non sento più. Non sento più. Io non sento più la dottoressa Bello, non so voi. Adesso sì. E quindi adesso sono stata contentissima, insomma, di apprendere questa attività intensa, ma ci vorrebbero moltissime di queste opportunità e quindi di questi centri, in modo da poter fare dei programmi trattamentali attagliati sui singoli bisogni che sono diversissimi. Ma prima di tutto ci vuole all'interno della struttura Ministero della Giustizia più persone deputate a studiare le personalità e quindi i bisogni dei condannati. Grazie. Io darei la parola adesso a Cesare Parodi, coordinatore fasce deboli della Procura della Repubblica di Torino, che ho visto che era collegato. Dottor Parodi? Non si sente, dottor Parodi dovrebbe accendere il microfono. Sì, perché non se... prima l'ho visto che era collegato, ma forse aveva il microfono spento. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Buongiorno, sì, io mi occupo da un po' di mesi di fasce deboli e la cosa abbastanza inquietante è che io in questi praticamente neanche sei mesi ho dovuto esaminare più di 1000 casi, quasi 1000 casi di solamente di maltrattamenti, oltre per la violenza sessuale, lo stalking, quindi è un campione limitato nel tempo, ma purtroppo devo dire molto significativo nei bello numeri corposo. E anche espressivo un po' di quello che è l'attuale momento che stiamo vivendo, dove evidentemente le tensioni familiari, la difficoltà di vita in generale si riflettono poi purtroppo sull'anello debole della catena, in questo caso sulla donna, e questo è davvero terribile sotto tutti i profili. Mi spiace aver poco tempo perché avrei davvero tantissimo da dire su questo tema e mia abitudine purtroppo non essere tanto canonico nelle mie affermazioni, nel senso che è molto importante il tema del recupero degli autori di questi reati, è molto importante impostare il discorso in termini di prevenzione generale. Io credo che la risposta esatta a questo problema, se ne esiste una, è quella di lavorare sull'educazione, su un fatto quindi di educazione sia in senso culturale sia in senso relazionale evidentemente. Tutto questo è molto bello, sono progetti interessanti, tutto questo ha un grosso limite, nel senso che sia la rieducazione del singolo, sia lavorare sull'educazione dei ragazzi, dei giovani, e quando dico giovani non penso soltanto ai giovani maschi, penso anche alle ragazze, perché c'è una quota di questo problema che dipende anche un po' dall'atteggiamento che alcune donne hanno nei confronti del loro ruolo, che quindi si riflette in generale. Il tema è delicatissimo, non trattiamolo oggi, ma non dimentichiamocelo neppure. Ecco, quello che però io dico, vedendo il problema dalla prima linea, è che se noi puntiamo sulla educazione e l'educazione, lavoriamo bene sui tempi medio-lunghi, ma facciamo molto poco sui tempi brevi. E questo è il punto.
Ci sono molte anime belle che dicono le misure cautelari sono qualcosa di negativo, però quando io ho una donna che per la terza volta mi arriva con un occhio nero perché il marito comunque che abbiamo allontanato dall'abitazione familiare è ritornato, che gli arresti domiciliari evade, che comunque ha come risposta solo quello, la rieducazione è una bella risposta, ma l'occhio nero resta. Allora bisogna capire che sui tempi brevi forse la rieducazione e il reinserimento non bastano. Io non ho nessun timore a dirlo che esaminare il problema in generale solo sotto questa prospettiva, ripeto, suona tanto bene, ma rischia di essere lettera morta, quantomeno per chi in questo momento, e sono in tantissimi, sta vivendo questo problema. Io credo che invece sarebbe necessario, attenzione, dico necessario, ma assolutamente non facile, anzi difficile, ma non per questo meno importante, lavorare su un doppio fronte. E non voglio prendermi dei meriti, l'altro giorno ho letto un articolo di una sua collega su un importante quotidiano italiano che diceva la vera risposta. Io dico anche, non soltanto, forse non è tanto nel rieducare gli uomini quanto nel rinforzare il ruolo delle donne. Perché molto spesso dietro alla violenza, dietro ai maltrattamenti, c'è un ruolo economicamente debole, di assoluta dipendenza. E io credo che tutto quello che può migliorare la condizione della donna in termini di consapevolezza, di indipendenza economica, di sussidio nell'educazione dei figli a livello di sistema, tutto questo secondo me è altrettanto importante rispetto alla rieducazione degli uomini e forse sui tempi brevi lo è anche di più. Un dato molto triste, anche se per certi aspetti confortante, della mia esperienza sul maltrattamento. Io prima di occuparmi specificamente avevo un'idea un po' vaga dal punto di vista, diciamo, antropologico. Ecco. Invece devo dire purtroppo che si distribuisce molto bene sulle varie etnie, culture. Vedo che gli italiani sono attivi come i magrebini, come gli africani, come i balcanici. Ecco, è triste dire che tutti a loro modo danno una risposta in termini di violenza piuttosto consistente. Ripeto, è molto triste, però dovremmo anche renderci conto di questo. E allora, l'altra cosa che vorrei ancora dire in questo mio brevissimo intervento riguarda proprio il tipo di risposta a livello di educazione. Il mio timore è che si studino dei modelli, si studino dei corsi, si cerchi di investire giustamente sulla formazione di chi poi questi corsi e questi progetti di recupero deve effettuarli, ma se non si comprende che la cosa più importante è quello di in qualche modo adattare questi percorsi a quelle che sono le esigenze del singolo e personalizzare il più possibile. Cioè, dietro la violenza, noi siamo un po' abituati a considerare la violenza come un fenomeno unitario, no? Frutto di degrado. Io invece credo che assolutamente si arrivi a un comportamento violento attraverso percorsi di vita, di cultura, familiari, caratteriali profondamente diversi. Allora, una risposta efficace è una risposta che riesce in qualche modo a rendersi conto prima di tutto di questi percorsi e a, come direbbero gli inglesi, a tailorizzare in qualche misura appunto quella che è l'approccio, chiamiamolo curativo, chiamiamolo preventivo, chiamiamolo terapeutico, chiamiamolo di reinserimento sociale verso queste persone. Se si pensa di poter avere 4 o 5 pacchetti pronti per tutti, io credo che siamo già sulla strada sbagliata. Se c'è uno sforzo di comprensione e di adattamento alle varie culture, cioè se noi pensiamo, per esempio, faccio un esempio un po' non tanto calzante, ma che rende bene l'idea, pensiamo allo stalking. Lo stalker, dal punto di vista più sociologico, tra lo stalker che è lo sconosciuto che si è invaghito di nascosto e che non ha mai avuto un contatto diretto, e l'ex marito invece che non accetta dopo la cessazione della convivenza una situazione di rifiuto, c'è una gamma di possibilità enorme. Sono due soggetti completamente diversi per indole, per stimoli e quindi per risposta che hanno bisogno per essere introdotti. Ecco, rendiamoci conto di questo. Se ce ne rendiamo conto, è il primo passo verso una comprensione. In fondo, come dice Hegel, lo spirito nasce quando si riconosce, giusto? Allora, cominciamo a riconoscere il problema e poi magari riusciremo anche a trattarlo. Grazie, dottor Parodi. Mi hanno detto che è molto interessante il suo intervento e
anch'io ho fatto delle riflessioni simili alle sue prima, perché poi l'intervento, diciamo che l'emergenza poi è tutelare la vittima, forse per questo che spesso questo tipo di discussione che stiamo facendo adesso, come dire, ha delle difficoltà a essere più veicolata. So che mi hanno detto che adesso che Barbara Rosina, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte, è collegata e ci può parlare proprio, sì? Pronto? E sono una consigliere dell'ordine, Cinzia Spriano. Ah, ok. va bene. Perfetto, va bene lo stesso. Ecco, non so se lei ha ascoltato l'intervento di Cesare Parodi, il fatto che abbiamo chiesto appunto se è opportuna una prescrizione, che, diciamo una prevenzione, magari se, ecco, secondo me a questo punto, se ci sono dei modi per trovare anche come dire, non dico, uso un termine forse non troppo specifico, un obbligo, comunque se si può avere questi percorsi di sostegno, di prevenzione alla violenza, e come si può fare per averli in modo strutturati, anche magari anche con una legge, anche una legge regionale, o insomma un intervento di questo genere. Voi cosa ne pensate, come fate, come sono le azioni degli assistenti sociali, e insomma ci racconti un po' la sua... Sì. La sua visione. Allora, grazie per la parola, buongiorno a tutti, vi porto i saluti della nostra presidente Barbara Rosina, che oggi non può essere qui con noi. Allora, rispetto alla tematica, i percorsi sulla genitorialità e il cambiamento dell'agire violento sono collegati al nostro lavoro e vanno valutate molto le caratteristiche del maltrattante, la pericolosità dello stesso, la fase in cui si trova la violenza. E senz'altro occorre fare un lavoro sulla consapevolezza della violenza agita. Perché questo? Perché questi maltrattanti sono anche padri dei minori che noi abbiamo in carico come servizi sociali, quindi noi gestiamo anche gli incontri di luogo neutro. Allora, sapere che il padre ha seguito un percorso e questo percorso sta funzionando, per noi è un punto molto importante del nostro lavoro. Oltre che di prevenzione, sì, io sono d'accordo sulla prescrizione, intanto perché così possiamo avere un mandato e quindi esatto, farlo valere. Però chi ha invece in carico il maltrattante sa che è molto importante, quindi i centri di aiuto dei maltrattanti, la consapevolezza e la voglia di questo uomo di fare il percorso, perché ci possono essere tutte le prescrizioni del mondo, ma sì, se poi il maltrattante da solo non vuole o non partecipa agli incontri, nulla di fatto. Quando prima il dottor Parodi parlava della formazione, io penso che sia molto importante una formazione congiunta, un linguaggio condiviso con le forze dell'ordine, con la magistratura. Abbiamo visto che è molto importante la condivisione e anche il confronto, perché giustamente, come diceva il dottor Parodi, ogni situazione è diversa, è complessa, e noi dobbiamo tenere presente della pericolosità del maltrattante, della protezione della donna, e quindi è importante che gli operatori abbiano un'alta capacità di rilevazione del problema. Sul maltrattante invece ci deve essere una consapevolezza rispetto alla responsabilità della violenza. E poi c'è tutta la parte dei riflessi giuridici del nostro lavoro, perché di fatto noi andiamo a lavorare su dei reati. Quindi la città metropolitana ha svolto un ruolo fondamentale rispetto al coordinamento di questo tavolo, perché se più attori ci sono, più è facile lavorare insieme in un momento in cui ci si trova in una scarsità di risorse, e come diceva il dottor Parodi, manca una rinforzata la formazione, perché le tipologie di violenza, adesso ad esempio si inizia a parlare di terrorismo intimo, di resistenza violenta, quindi queste persone agiscono un controllo sulla donna a volte molto sottile, di violenza psicologica, e quindi dobbiamo sapere riconoscerla e lavorare insieme. Grazie, io allora adesso passerei la parola a Germana Bertoli, consigliera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se c'è. Sì, non ci la sono, vedo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno dottoressa Bertoli. Ecco, passiamo appunto anche a chi in qualche modo ha in carico per la difesa anche queste persone e quindi dal suo punto di vista, tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, come si può realizzare, come lei ha avuto per caso dei casi di persone, di maltrattanti che hanno chiesto di essere poi inseriti in un percorso o se ne ha sentito da suoi colleghi? Sì, allora innanzitutto mi piacerebbe fare una puntualizzazione con riguardo alla terminologia che è stata utilizzata da lei nel momento in cui ha formulato una domanda assai interessante, ossia ma io come posso spiegare quando scrivo i miei articoli la ragione per la quale vengono o destinate delle risorse pubbliche per il recupero di questi soggetti maltrattanti, perché può apparire abbastanza distonico che ci si impegni per il recupero di soggetti che hanno messo in atto dei crimini talmente gravi. Io credo che sia indispensabile innanzitutto sottolineare come l'uomo maltrattante o comunque quel maltrattante non sia un soggetto malato, che quindi non deve essere sottoposto ad una cura, piuttosto è qualcuno che è immerso in una cultura in cui si sente autorizzato ad usare violenza contro una donna. Quindi non è una persona che ha bisogno di essere curato, bisogna scardinare la convinzione che l'uomo che mette in atto una violenza nei confronti di una donna abbia delle giustificazioni legate ad esempio ad un trascorso del suo passato e quindi attribuire la responsabilità del suo agire a soggetti terzi. L'uomo che usa violenza è un uomo che sceglie di essere violento, non è un uomo che è indotto ad essere violento per delle ragioni pregresse. Quindi questo è secondo me il messaggio fondamentale che deve passare e che se vengono impiegate delle risorse per il recupero di questi soggetti è perché abbiamo una responsabilità collettiva per evitare che ci sia la reiterazione di questi reati. Quindi il recupero è indispensabile proprio perché tante volte semplicemente l'applicazione di una condanna non consente poi effettivamente di determinare un cambiamento nel soggetto che ha messo in atto una condotta di questo genere. Quindi bisognerebbe proprio cambiare visione, quindi vedere questi percorsi di recupero proprio come qualcosa di indispensabile per lottare contro questo fenomeno. E quindi questa era una precisazione a cui tenevo molto, perché la domanda che ha fatto è veramente una domanda estremamente interessante che fa capire quelle che sono le problematiche legate agli aspetti proprio della diffusione dell'idea di questo fenomeno sociale, purtroppo. E con riguardo a quello che ha detto il dottor Parodi, ossia la necessità di rafforzare le donne, mi permetto di dire però che sarebbe importante spostare l'attenzione più che altro sul soggetto maltrattante. Infatti questa l'iniziativa di oggi è un'iniziativa veramente da apprezzare, nel senso che è indispensabile che la responsabilità del cambiamento della condizione sia comunque spostata sul soggetto maltrattante. Benissimo rafforzare la donna, benissimo consentire alla donna di avere un'autonomia che le consenta di liberarsi di questo fenomeno, però è indispensabile che venga focalizzata l'attenzione su chi è realmente il responsabile di questi episodi, no? Chi subisce violenza dovrebbe essere sollevata dalla responsabilità di porre in essere il cambiamento. Chi deve cambiare è l'uomo e anche l'evoluzione normativa finalmente è in questo senso. Pensiamo ad esempio all'ordine di allontanamento, il divieto di avvicinamento recentemente inserito nel nostro sistema giudiziario, no? Nel senso che finalmente è l'uomo che si deve allontanare dal luogo in cui la violenza è stata perpetrata, non è la donna che deve essere portata via da casa e inserita in una comunità, e questo è fondamentale, cioè agiamo sul soggetto che ha messo in atto la violenza e non agiamo sul soggetto che invece la violenza l'ha subita. Uno spostamento della responsabilità da chi subisce la violenza a chi la violenza l'ha messa in atto. Tante volte si diceva, ma signora, ma lei se subisce una violenza in famiglia perché non si separa, perché non fa qualcosa, perché non denuncia tante? E non si sente più, forse è andata via la connessione.
Non so se voi sentite, io no. No, no, non si sente più. Io ho provato a togliere il video perché magari sì, la connessione è un pochino più agile senza i video. Forse conviene andare avanti e poi riprendere questo intervento. Sì, direi di sì. Io passerei allora a questo punto a parlare della situazione che è stata come dire, messa subito sul tavolo anche dal dottor Parodi, della situazione dei minori. E quindi io vorrei un intervento anche del, comincerei da Stefano Scovazzo, il dottor Scovazzo, presidente del Tribunale per i minorenni di Torino, che un suo parere su quello di cui stiamo discutendo adesso, sul percorso per i maltrattanti e su quello che deve affrontare. Se il dottor Scovazzo c'è, mi sembra di sì. Non risulta connesso, no. Se non c'è nessuno allora, in sua sostituzione. No. Allora parliamo, allora vorrei parlare con la dottoressa Patrizia Biolato, che io non vedo perché ho un problema, cioè io sto usando il cellulare, quindi non vedo tutti quelli che sono connessi. La dottoressa Biolato, responsabile dell'area minori del CIS di Pinerolo. Buongiorno. Cioè, buongiorno, dottoressa, perfetto. Buongiorno. 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 Ecco, un suo intervento sugli argomenti di cui abbiamo parlato finora e magari specificando proprio cioè, sul settore di cui lei si occupa. Sì, ma allora io partirei dal quesito che lei ha posto inizialmente. Sì. Possibile e se utile la prescrizione. La prescrizione per la persona che agisce per l'uomo maltrattante di percorsi finalizzati al cambiamento. Allora, io porto l'esperienza del nostro servizio sociale. Noi riteniamo che la prescrizione sia fondamentale, che sia utilissima e cerco un po' di spiegare perché. Come servizio sociale noi ci troviamo a lavorare con l'intero nucleo familiare che affronta questa dimensione della violenza e la possibilità di poter, e quindi ci troviamo a fare degli interventi di protezione nei confronti della donna e dei figli e a interfacciarci, a parlare con l'uomo maltrattante. La presenza di una prescrizione ci permette di essere chiare, di essere trasparenti. Spesso, come già stato detto da altri, la violenza è trasversale, quindi le persone che entrano in contatto con il servizio sociale lo fanno magari per la prima volta, non conoscono il servizio sociale o magari si approcciano anche con dei pregiudizi. È importante per noi, lo riteniamo importantissimo, presentarci. Spiegare il nostro lavoro e poter definire qual è il contesto all'interno del quale ci si incontra, che è quello della violenza agita, del maltrattamento, è un elemento di fondamentale importanza. Permette di cominciare a parlarsi con trasparenza e permette anche di definire secondo noi, secondo la nostra esperienza, in modo più preciso l'assunzione di responsabilità da parte dell'uomo che agisce la violenza. Nella nostra esperienza di lavoro, la prescrizione avviene su disposizione dell'autorità giudiziaria. E, ultimamente sono cominciati ad arrivare al servizio sociale dei provvedimenti che incaricano, che dispongono che l'uomo si rivolga ad un centro per il trattamento
del comportamento violento e l'abbiamo trovato particolarmente efficace. Noi abbiamo anche una risorsa preziosa nel nostro territorio, che è quello del Pinerolese, che è il centro di ascolto del disagio maschile, che fa riferimento ai liberi della violenza, citato prima dalla dottoressa Corigliano. È possibile quindi per noi indicare agli uomini che autori di violenza la possibilità di accedere al centro e ai percorsi che offrono. Noi utilizziamo e lo diciamo alle persone la possibilità di accedere al centro e la disponibilità della persona ad assumersi la responsabilità di seguire un percorso come informazione che poi comunichiamo all'autorità giudiziaria nel momento in cui siamo tenute a informare sull'evoluzione della situazione. Per questo che se fosse maggiormente diffuso la possibilità che il giudice non so se è lo spazio, perché tutti gli interventi precedenti vi sono state sollecitazioni molto interessanti, però non so se posso intervenire sì. Adesso o meno. Forse una cosa che potrei cominciare a introdurre è questo aspetto della genitorialità, nel senso che come servizio, appunto, noi ci troviamo a lavorare con l'intero nucleo familiare, quindi con gli adulti e ci sono dei bambini con i bambini e con l'aspetto della genitorialità degli adulti. Dunque, qualcuno l'ha detto, è un ambito di intervento molto complesso. Noi pensiamo di non possiamo avere come servizio sociale un atteggiamento che è unicamente neutro. Quindi tendiamo ad avere un atteggiamento equidistante dagli adulti, cercando di modularlo in base a ogni situazione, in base ai vari progetti. Sicuramente abbiamo il nostro lavoro e quello di avere in mente la situazione dei bambini. Quindi la loro dalle condizioni di tutela e protezione anche al diritto a convivere in un contesto di violenza. Tutto questo aspetto noi lo dobbiamo coniugare anche con il diritto ad avere dei genitori e quindi non lo possiamo prescindere da un lavoro che riguarda Non sento. Questo comporta che come servizio sociale abbiamo la necessità. Si sente? Sì, adesso sì. Questo comporta che come servizio sociale abbiamo veramente bisogno di non essere soli. È un tema che di per sé comporta la necessità di un intervento integrato, multidisciplinare. Spesso il servizio sociale si trova a essere solo, soprattutto in una fase iniziale, però è importante e determinante per il buon esito dell'accompagnare le persone a uscire da questi contesti di violenza che vi siano altri servizi. Avete già fatto cenno ai servizi sanitari specialistici e alla opportunità che vi siano dei percorsi di accompagnamento, di sostegno al cambiamento per gli adulti che magari incrocino le risorse
anche del privato come i centri d'ascolto, ma che si integrino con dei servizi specialistici sanitari. Secondo noi anche spazi per sostenere, mi sembra che sia stato detto, anche per sostenere le donne nel loro percorso di uscita dalle situazioni di violenza e dei servizi sanitari per accompagnare i minori ad affrontare quello che insieme ai loro genitori stanno vivendo. Possiamo poi al limite riprendere. Sì, ci tenevo a fare un ultimo riferimento, anche questo un argomento che è stato affrontato, che è quello della formazione. Come è stato detto inizialmente dalla dottoressa Corigliano, gli assistenti sociali si trovano ad affrontare queste situazioni e anche con un coinvolgimento emotivo di un certo tipo. È importante poter avere della formazione, poter usufruire di formazione specifica, magari anche di supervisione sulla gestione di queste situazioni, quindi dei momenti di riflessione sul proprio agire professionale. Tutto questo, ma lo introduco, poi magari lo riprendiamo, comporta la necessità, la dottoressa Bello lo diceva, di risorse, quindi la possibilità di destinare risorse, sia in termini di operatori che risorse economiche, che risorse per servizi. Non rubate altro tempo, sono disponibile. Grazie dottoressa Biolato. Io passerei adesso a un'altra domanda ai nostri relatori. Tanto mi chiedevo se Stefano Scovazzo si è collegato oppure, ripeto, io non riesco a vedere tutti i collegamenti. Non c'è, benissimo. Cioè, benissimo no, ma passiamo. Allora, un'altra cosa, dunque, è stata già, come dire, citata la legge, credo, mi sembra qualcuno di voi la nuova legge, il codice rosso, e poi soprattutto mi rifaccio anche all'intervento del dottor Parodi con questi 1000 casi in 6 mesi dovuti proprio al lockdown ed è comunque un dato veramente sconvolgente. Ecco, quello che mi chiedo se con l'attuazione della legge del codice rosso è cambiato qualcosa, ovviamente sicuramente sono cambiate molte cose, diciamo che mi sembra di capire anche dai vari fatti di cronaca che le donne siano, ecco, mi dicono che il dottor Scovazzo sta per essere rintracciato, benissimo, ecco, e chiedo ai relatori, magari partendo forse proprio da dottor Parodi, che mi sembra, come si potrebbe incrementare l'efficacia del codice rosso e se proprio in questa, nei meandri di questa legge si può trovare, come dire, un modo per, tra virgolette, il recupero dei maltrattanti. Dottor Parodi, sì. È con noi? Ma sì, dunque, i 1000 casi sono circa del 2020. Quindi sì, certo. Sono tantissimi comunque, secondo me, non è che il fatto che si cambi, infatti. Sicuramente c'è stato un incremento, io direi, non soltanto quantitativo ma anche qualitativo purtroppo nel periodo del lockdown, quindi non è stato un fatto indifferente sul fenomeno in generale. La legge sicuramente risponde a un'esigenza generale importantissima, quindi di per sé è stato un intervento apprezzabile nel momento in cui, anche solamente a livello come dire simbolico, ha sottolineato l'esigenza di una urgenza del nostro intervento, perché adesso è previsto proprio per la polizia giudiziaria, per la procura, praticamente in un termine strettissimo di 3 giorni, e salvo casi particolari, quello di avere un contatto diretto con la persona offesa, in modo che anche al di là di quelle che sono le esigenze di indagine, è un contatto che in qualche modo rappresenta la presenza dello Stato e le istituzioni a fianco della persona offesa per capire quello che sta accadendo. Il problema dell'Italia poi è molto semplice, e sono le risorse.
C'è una grande attenzione da parte della polizia giudiziaria, io lo vedo perché praticamente tutte quelle le notizie che arrivano sono sul mio tavolo, non ho mai rilevato una forma di trascuratezza, di superficialità nel raccogliere queste denunce, molto spesso però sono i numeri che ci mettono in difficoltà. Io non ho nessuna difficoltà a dire che il fenomeno potrebbe essere affrontato in termini sostanzialmente efficaci con una maggiore disponibilità di polizia giudiziaria specializzata e anche nella procura, che pure la procura di Torino ha una grande tradizione che risale a ben precedente alla mia. Dico solo una cosa: l'attuale procuratore della Repubblica, la dottoressa Loreto, è stata per molti anni coordinatrice di questo settore, in qualche modo è quella che ha iniziato la valorizzazione di questi reati, nel senso che ha messo la Procura di Torino nella condizione di dare una risposta efficace, un'attività poi proseguita dal dottor Tibone, che quindi evidentemente trova un riscontro anche storico come risposta giudiziaria. Ma le forze non bastano, nonostante l'impegno di tutti, nonostante la capacità anche di molti ufficiali di PG di dare un'interpretazione efficace, di mettersi in una sorta di empatia giudiziaria con le persone offese, ma sono talmente tanti i casi che arrivano. Guardate, vi do un dato molto semplice, non è tanto un problema di numeri in sé, ci sono degli altri settori della procura che hanno sicuramente dei numeri superiori. Il problema è che le nostre notizie di reato, una su due richiedono la valutazione di una tipologia di misura cautelare, che vuol dire il massimo dell'attenzione da parte degli operanti, della procura e poi ovviamente dell'ufficio GIP che dovrà decidere su queste misure. Il problema è soprattutto lì. E poi certamente investire sul territorio nel momento in cui magari in tutte le stazioni carabinieri, tutti i commissariati si cerca di sviluppare una professionalità specifica per fare in modo che la persona offesa, non dimentichiamoci, ogni volta che viene sentita è una sofferenza decidere di parlare, è una sofferenza parlare fino in fondo, è una sofferenza andare magari a raccontare quei particolari che possono sembrare imbarazzanti, che possono sembrare umilianti e che invece sono un po' come dire quelli che qualificano la gravità evidentemente di certe condotte, e riuscire a tirar fuori in maniera rapida, efficace e convincente questa verità dalle persone offese è una qualità fondamentale per la polizia giudiziaria. Quindi investire sulla formazione anche in questo senso è, credo, una buona scelta. Quindi si può fare molto, ma io credo più che a livello normativo, a livello proprio organizzativo, e di questi tempi sappiamo che non è facile, certamente. Sì, immagino. Passerei la parola adesso alla dottoressa Bertoli, consigliera nazionale dell'Ordine degli Avvocati. Dottoressa Bertoli, dal suo punto di vista, cosa è cambiato, cosa può cambiare con il codice rosso? Allora, diciamo che il cambiamento è legato al fatto che viene valorizzato a livello normativo questo intervento, chiamiamolo così, terapeutico sul soggetto maltrattante, nel senso che abbiamo avuto modifiche sia del codice penale che del codice di procedura penale, che ha introdotto proprio questa necessità che il maltrattante si sottoponga ad un percorso di recupero. Quindi questo è un aspetto veramente molto rilevante. Come diceva il dottor Parodi, poi bisogna capire se dal punto di vista pratico questa attivazione del recupero del soggetto maltrattante si possa realizzare nel concreto. Di certo quello che si auspica è che, tenuto conto che nel codice di procedura civile questa sottoposizione di trattamento di recupero del maltrattante viene considerata come un presupposto per ottenere dei benefici di pena, e la speranza è che nel momento in cui il soggetto, nel momento in cui richiede un beneficio di pena, porti all'attenzione del giudice il fatto di aver iniziato un percorso, ci sia poi una valutazione in concreto sulla efficacia del percorso intrapreso e che quindi non rimanga semplicemente un punto formale, cioè ottengo il beneficio di pena perché dimostro di aver iniziato un percorso. E ottenere il beneficio di pena dovrebbe essere collegato al fatto di aver iniziato, intrapreso in maniera questo percorso di riabilitazione, proprio come dicevamo prima, perché l'obiettivo fondamentale è quello di evitare che ci sia una reiterazione del reato. Gli ostacoli io più che altro li vedo legati al fatto che
comunque si tratta di percorsi che devono avere una base volontaria. Adesso non ricordo chi citava la legge regionale del 2016, che all'articolo 20 espressamente prevede che questi interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria di questo soggetto. Quindi nel nostro sistema giuridico non c'è un'obbligatorietà di questi percorsi di recupero, e questo è anche legato al fatto che questo percorso di recupero lo possiamo inquadrare in un trattamento sanitario. E quindi noi sappiamo bene che la nostra Costituzione, che ci dice che nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario se non dia il consenso, sì. Ancora di più alla luce dell'entrata in vigore della 219 con riguardo proprio al consenso informato. Quindi l'ostacolo sta in questo, che in realtà una prescrizione, una obbligatorietà di questi percorsi non la possiamo ravvisare. Grazie dottoressa. Passerei allora adesso la parola invece agli assistenti sociali, la consigliera che si era collegata prima. Sì, buongiorno. Allora, il cambiamento c'è stato, quindi io penso che questa legge sia stata una legge di impatto importante. Sì. Diciamo che nelle varie procure adesso ci sono delle figure specializzate che, come ha detto prima il giudice, ascolta la persona offesa. Questi sono momenti molto importanti e delicati, sia perché la donna poi si trova nel corso della sua vita, nel corso dei mesi, a dover ripetere diverse volte gli episodi subiti. Quindi se viene fatta una buona raccolta della denuncia e se quando viene ascoltata ha delle persone che riescono ad accogliere e cogliere tutti gli aspetti della violenza, senz'altro si è a buon punto, perché poi tutto il procedimento va avanti. Rispetto invece alle difficoltà di questo momento è che i processi sono stati spostati di 2 o 3 mesi inizialmente nella fase da marzo a maggio, e quindi il problema degli assistenti sociali è dover vacare in questo tempo con delle decisioni che a volte si riescono a prendere perché c'è un affido al servizio sociale, a volte no, all'interno di una coppia genitoriale molto conflittuale. La legge ha introdotto anche il termine di violenza assistita, quindi per noi assistenti sociali questo è molto importante, sia perché in presenza di minori il reato viene punito con una maggiore severità, sia perché finalmente si dà spazio anche alla voce di questi ragazzi. Ci sono anche dei progetti che sono stati finanziati per sostenere i minori, ad esempio anche con non so, attività creative, attività psicologiche, perché purtroppo, come diceva prima anche la collega Biolato, sui territori c'è una scarsità di professionisti, proprio di presenza numerica, perché la sanità a volte non ha sostituito il personale che è andato in pensione, e comunque si trova sproporzionato il carico di lavoro rispetto ai medici, psichiatri e psicologi che sono presenti sul territorio, perché non dimentichiamoci che nella multicomplessità della situazione a volte ci troviamo dei maltrattanti che hanno una patologia psichiatrica oppure una dipendenza da alcol. Quindi c'è. Grazie. Io chiedo agli organizzatori se è riuscito a collegarsi il dottor Scovazzo, presidente del Tribunale dei Minori. Sta tentando adesso di collegarsi, quindi ci ha comunicato che sta cercando di entrare, quindi al momento perfetto. Dovrebbe esserci. Ok, quindi io riprenderei allora, resterei sulla genitorialità e sui minori ancora, perché secondo me poi alla fine, ma anche secondo tutti credo, sono poi vittime due volte, no? Perché purtroppo anche perdono la famiglia, no? In qualche senso, il nucleo familiare, anzi senza in qualche senso lo perdono. Ecco, volevo ritornare su questa cosa e il mio obiettivo principale al dottor Scovazzo, ma riprenderei allora a questo punto. Volevo chiudere forse sulla codice rosso, volevo chiedere ancora, intanto che aspettiamo il dottor Scovazzo, un'opinione ad Annabello, presidente del Tribunale di Sorveglianza. Dottoressa Bello, lei c'è ancora? Ci sono, sì. Ecco, cosa, ecco. Dunque, guardi, prego.
Dal punto di vista della fase dell'esecuzione penale, il codice rosso non ha inciso significativamente sulle norme che lo disciplinano e non siamo ancora, non è passato ancora abbastanza tempo perché ci pervengano le condanne irrevocabili che nascono da questo nuovo codice e quindi pene più significative, tempi più lunghi per il trattamento. Quello che è stato, diciamo, il primo impatto che deriva dalla norma dalla 659 del codice di procedura penale, che prevede adesso che il pubblico ministero, quando a seguito di uno dei nostri provvedimenti viene scarcerato uno di questi autori di reato, dia comunicazione immediata alla parte offesa. Il che onestamente è una norma buttata un po' così, nel senso che la parte offesa, poveretta, ne prende consapevolezza, tenga conto che in genere si tratta di scarcerazioni per riduzione di pena, per liberazione anticipata, per i famosi 45 giorni ogni 6 mesi di buona condotta all'interno del carcere, quindi non di scarcerazioni a seguito di misure alternative, che alla fine portano alla scadenza della pena e quindi è una scarcerazione dovuta perché la pena è finita, davanti alla quale la parte offesa ogni tanto è capitato, raramente, ma è anche capitato che telefonasse e dicesse: oddio, io cosa adesso è di nuovo fuori. E questo purtroppo, come posso dire, è la realtà dello stato di, cioè dalla misura, il termometro dello stato in cui sono ridotte le vittime anche dopo anni, anche a distanza di anni dagli avvenimenti. Quello che devo dire, mi sarei magari aspettata, guardando più in generale come è strutturato ad esempio il sistema dell'avvio dell'esecuzione penale, che prevede che si rimanga ad attendere liberi nella persona per pene fino a 4 anni, che il Tribunale di Sorveglianza decida sulle misure alternative, salvo che per reati gravi. Ecco, se lei pensa che quando la condanna diventa irrevocabile, uno che ad esempio sono sul tram e mi strappa il cellulare di mano, si butta giù dal tram e quindi ha commesso un furto con strappo, ecco, questo, quando la condanna diventa irrevocabile, va immediatamente in carcere. Un uomo che magari è andato avanti 8-10 anni con maltrattamenti significativi, ma che magari non sono mai arrivati ad avere la lesione, o almeno denunciata la lesione grave o gravissima, e però ha sottoposto una donna, spesso anche sotto gli occhi dei figli minori, per 8-10 anni a violenze di questo tipo, spetta da libero la nostra decisione. Quindi mi pare che forse si sarebbe potuto, e allo stesso modo lo stalker, a meno che non sia stato stalkeraggio di minorenne o di donna in gravidanza, insomma, capisce, non ha veramente senso, perché sono, ecco, si tratta di reati protratti nel tempo, di una devastazione psicologica e fisica sulla vittima pazzeschi, che il legislatore non abbia fatto questa scelta, onestamente, ci ha lasciati un po' abiliti, anche perché, ricollegandomi a quello che le dicevo prima, se già poche sono le risorse per osservare scientificamente e quindi capire come lo si può trattare per rieducarlo, sono poche all'interno di un carcere in cui comunque almeno c'è la continuità quotidiana del rapporto con la persona, si figuri esaminare uno dallo stato di fuori con un web, quando l'ufficio di esecuzione penale esterna, che non per colpa sua ma perché è veramente ridotto al lumicino sotto 100.000 incombenze, gli fa un colloquio al funzionario, un colloquio allo psicologo, e poi ci consegna una relazione che cosa ci può dire sugli effettivi bisogni di questa persona. Quindi, ecco, per noi il codice rosso è stato poco, ecco, poco. Grazie, dottoressa Bello. Ci ha aperto un altro spaccato problematico. Senta, allora, io torno a chiedere del dottor Scovazzo, perché però comunque lascio poi eventualmente, mi avvertite quando è connesso, se c'è. Volevo passare, ecco, di nuovo a parlare di cambiamento
e di percorsi di cambiamento se questi percorsi sta provando, ecco, mi dicono che sta provando, perfetto. Allora, mi rendo conto che in questi momenti abbiamo le linee sommerse di queste riunioni e quindi diventa un po' problematico collegarsi. Tornando a parlare di cambiamento e di genitorialità, ecco, i percorsi che sono previsti, genitorialità e cambiamento, nell'agire violento, si può immaginare un percorso diciamo che comprenda tutti e due gli obiettivi, o diciamo il violento è da trattare in un modo e se è padre e la genitorialità in modo diverso. Chiedo alla dottoressa di rispondere a questa domanda, alla dottoressa Biolato. Dottoressa Biolato? Eccomi. Eccola. Non riesco più a riattivare il video, ma mi sentite? La sentiamo. Ok, ci sono anche. Allora, percorsi, noi pensiamo che debbano esistere entrambi i percorsi. Come qualcuno ha detto prima, nella buona parte delle situazioni le persone che agiscono violenza sono anche genitori e rimangono padri. La complessità è aumentata anche dal fatto che è un diritto dei bambini ad avere entrambi i genitori, quindi è veramente, noi ce lo sentiamo come responsabilità e come ambito su cui lavorare, quello di permettere ai bambini di avere i genitori e quindi di aiutare i genitori a esserlo in modo il più adeguato possibile. Per noi devono essere quindi percorsi che devono essere contemporanei, cioè non si debbono sovrapporre, ma devono essere contemporanei. Questo comporta, secondo noi, la necessità che vi sia una comunicazione tra tutti i servizi che intervengono nelle situazioni di violenza e maltrattamento, perché l'esito, l'andamento di un percorso influenza l'altro. In particolare per noi, che come servizio sociale adottiamo, diciamo, prioritariamente la prospettiva dei bambini. Per fare questi percorsi ci possiamo avvalere nella situazione attuale dei centri che trattano gli autori di violenza e dei servizi sanitari specialistici. Per questo è importante che ci siano entrambi. Come servizio sociale, spesso in una prima fase noi ci troviamo a parlare e a lavorare con le persone al di fuori di un contesto giudiziario, quindi senza una prescrizione, una cornice giuridica, normativa, giuridica, prescrittiva, anche se i tempi sono, come è stato detto, sono accelerati, quindi nel giro di breve poi arriva un riscontro dall'autorità giudiziaria e il riscontro che ci arriva dall'autorità giudiziaria, un provvedimento con un dispositivo, è quello che poi guida l'azione dell'assistente sociale. Nella fase in cui ci troviamo da soli a parlare a lavorare con l'adulto maltrattante e la sua famiglia, noi lavoriamo sul consenso e quindi dobbiamo lavorare su aiutare le persone, la persona che agisce il comportamento violento, ma non solo lei, ad avere consapevolezza della situazione. E
determinante sono i colloqui con l'assistente sociale, quindi la professionalità dell'assistente sociale di accompagnare la persona a comprendere la situazione e a capire quali possono essere perlomeno i primi passi. E a fianco possiamo attivare quelli che sono i servizi nostri propri del servizio sociale. A parte la messa in protezione e la tutela della donna e dei suoi figli, gli interventi di educativa territoriale, l'assistenza domiciliare educativa. Nella nostra realtà, gli incontri in luogo neutro, gli incontri protetti, che in Regione Piemonte sono anche normati da una DGR, vengono attivati nel momento successivo quando l'autorità giudiziaria lo stabilisce. Questa situazione così complessa ci porta ad avere alcuni criteri di riferimento che si accompagnano alla professionalità degli operatori, che è quello di cercare di essere il più rigorosi e trasparenti possibili nelle comunicazioni, quello di avere delle linee guida anche formalmente stabilite, quindi adottate con atti della pubblica amministrazione, e poi quello che diceva il dottor Parodi prima, progetti individualizzati, cioè cercare di capire di fronte a ogni situazione, qual è il contesto, qual è il livello di consapevolezza, come si può intervenire e quali sono le azioni. Peraltro, rispetto alle situazioni di violenza, noi ci troviamo anche di fronte a donne migranti, quindi a famiglie straniere, in alcuni casi anche donne con disabilità. Quindi abbiamo bisogno veramente di avere un approccio professionale che sia molto alto e anche molto individualizzato. Se posso permettermi ancora due riferimenti, perché in questo setting un po' complesso dove si agisce rispetto alle situazioni di cui stiamo parlando, ci sono altri attori che per noi sono importantissimi come servizio sociale. Una è la collaborazione con le forze dell'ordine, che è veramente importante, tanto per il riconoscimento che hanno nel territorio e per un intervento anche lì di mediazione e di sostegno ai percorsi che vengono individuati per l'uomo violento e anche di protezione nei confronti della donna. E l'altro è il ruolo degli avvocati, cioè la presenza del legale, e per il servizio sociale spesso una risorsa. Perché la persona viene accompagnata dal servizio sociale, non si sente sola, l'avvocato può riuscire a mediare anche la comunicazione, nel senso di rendere più comprensibile quello che è l'agire del servizio sociale, l'agire professionale e che incontra il vissuto, la visione della situazione della persona. Grazie, dottoressa. Doveva Prego. dire ancora qualcosa Ma o... va bene anche dopo, non... Allora, dunque, io mi avvierei alle ultime domande. Posso dire solo una Dunque, sempre cosa? che... Posso solo... Sì, prego, Volevo solo prego. aggiungere Sì, che è certo. importante lavorare sui padri, soprattutto sul loro desiderio di essere padri migliori e sulla sofferenza che hanno provocato sui figli. Come diceva prima la dottoressa Biolato, noi lavoriamo con degli educatori professionali specializzati, quindi si cerca anche di ricostruire un po' la storia della famiglia per evitare che poi vengano ripetuti degli errori durante il percorso. Quindi è importante sia l'intervento educativo, sia il lavoro di rete con le forze dell'ordine e con gli avvocati. Perché questo? Perché quando anche gli avvocati riescono a
trasferire bene qual è il procedimento in corso e il ruolo del servizio sociale, che non è che a volte è legato al mondo del pregiudizio, allora si hanno dei risultati concreti. Grazie, dottoressa Spriano. Ecco, proprio lei ha chiamato in causa l'Ordine degli Avvocati, quindi io direi adesso che farei parlare di nuovo Germana Bertoli. Dottoressa Bertoli, ho visto che è al telefono, ma se è collegata, la facciamo per un intervento. Mi dicono anche che il dottor Scovazzo purtroppo non è rintracciabile. Io tornerei allora, intanto che aspettiamo la dottoressa Bertoli, a parlare col dottor Parodi. Proprio perché ci sono, ecco, questi casi, il dottor Parodi ha detto una cosa molto interessante prima, che noi parliamo di percorsi di rieducazione dei maltrattanti, percorsi, abbiamo parlato di percorsi genitoriali, ma ci sono mille casi diversi. Dottor Parodi, lei mi ascolta? Mi sente? Sì, certamente, certo. No, è molto interessante anche per me tutto questo. E, sì. Perché c'è... Non si può pensare a un percorso, come dire, io faccio un percorso di rieducazione ed è quello e lo applico, perché la casistica è variegatissima. Quindi secondo lei che cosa dovremmo fare? Come si potrebbe fare? Ah, dunque, mi devo ripetere purtroppo, nel senso che è la conoscenza delle situazioni il presupposto per provare a dare una risposta efficace in tutti i sensi. E un'altra caratteristica di questo settore che... funziona, ma potrebbe certamente funzionare meglio proprio nell'ottica che lei ha presentato, e rendersi conto di quante siano le parti che a vario titolo potrebbero e dovrebbero contribuire al chiarimento globale delle vicende, perché poi noi parliamo di diritto penale, di diritto civile, ma in realtà poi ci stiamo occupando di un fenomeno unitario che è il benessere delle famiglie e la correttezza di gestione delle relazioni interpersonali. Cioè, ci muoviamo, il sistema è strutturato in modo tale per cui la Procura della Repubblica ha un ruolo, come ce l'ha il GIP, ma abbiamo poi, ovviamente, mi spiace molto che non ci sia Stefano Scovazzo, che è un collega o che è un amico di grande esperienza, una continua interazione con la Procura minore, col Tribunale minori, e in tutto questo, sono, è importante che io lo dica, il ruolo dei difensori, degli avvocati, non solo degli indagati, ma soprattutto delle persone offese, è fondamentale come momento che consente una ricostruzione generale del quadro. E la stessa cesura che c'è fra il civile e il penale, in qualche modo può dare dei problemi. Io auspicherei, anche se mi rendo conto che non è facile, una sempre maggiore collaborazione anche rispetto agli avvocati che in sede civile seguono queste situazioni, perché loro molto spesso sono riusciti, per forza di cose, a capire con la loro sensibilità, con la loro professionalità, quelli che possono essere i problemi, le specificità dei singoli nuclei familiari, anche in un'ottica, se vogliamo, di ricostruzione, perché quello che non abbiamo ancora detto sino a oggi, che invece è molto importante che venga chiarito, è che molto spesso le vicende penali, che hanno delle acuzie forti, che magari culminano appunto con misure cautelari, allontanamenti, in moltissimi casi, non in tutti certamente, ma c'è una buona quota di casi in cui poi avviene un riavvicinamento che magari è difficile da far metabolizzare in sede penale, perché noi ci muoviamo a fronte di reati e di ipotesi dolose, come i maltrattamenti, come certi tipi di lesioni certamente procedibili d'ufficio. Quindi noi dobbiamo poi renderci conto che abbiamo delle famiglie dove si è in qualche modo ricostituita un'unità, perlomeno un tentativo di unità, con delle norme che ci rendono difficile poter in qualche modo avallare, porre un timbro su questa riconciliazione, e con gli avvocati che ci rappresentano spesso delle esigenze invece che io ben condivido e ben comprendo, di favorire invece la pacificazione quando si verifica. Ecco perché dico che una delle caratteristiche del sistema è quella di riuscire a oliare tutti questi meccanismi che solamente con un funzionamento all'unisono possono dare un risultato che è quello poi sperato, che la società si attende, che lo Stato persegue, che tutti dovremmo in qualche modo considerare come obiettivo, quello di ridurre al massimo quella che è il conflitto sociale intrafamiliare. Questo è il punto. Quindi io credo davvero che nella collaborazione con gli avvocati, nel superamento di questa barriera che esiste per forza di cose tra civile e penale, ci possa essere una strada per migliorare il servizio globale che poi forniamo alla cittadinanza. Lo spero perlomeno.
Grazie. Grazie. Il dottor Scobazzi che può telefonarmi perché poverino non riesce a collegarsi e mi sta chiamando in questo momento. Vediamo cosa mi dice. Sì. Presidente, la stiamo aspettando qui, siamo tutti in attesa, ma non riusciamo a sentirla. E mi dice che ha connessione in corso, non riesce a collegarsi. Niente, Stefano, lo spiego io e non è colpa tua, certamente. Mi spiace molto. Va bene, certo, va bene, ok. Sì. E il dottor Scovazzo si scusa, dice che ha la rotella connessione in corso che sta girando da 10 minuti, ma non riesce a collegarsi. E mi prega di salutare tutti, di ringraziare per l'invito e di scusarsi per la sua mancata partecipazione, che ripeto, non dipende certamente dalla sua volontà. Grazie mille, grazie dottor Parodi. Allora, a questo punto ritorno a parlare con la dottoressa Bertoli proprio sull'argomento. Dottoressa Bertoli, ci ha ascoltato? Ecco, sì, ci sono chiamata in causa. Vi chiedo scusa, ma ero anch'io al telefono con il presidente Scovazzo, che abbiamo provato a disconnetterci, a riconnetterci. Ah. No, pensavo che io fossi una millennium, però purtroppo non lo sono e quindi ho cercato anch'io di aiutarlo, ma con scarsi risultati. Allora, con riguardo alla necessità di una collaborazione tra il penale e il civile, è sicuramente fondamentale, soprattutto con riguardo ai procedimenti che si instaurano davanti al tribunale per i minorenni, perché nella maggior parte dei casi i nuclei familiari che hanno delle problematiche a livello di violenza intrafamiliare finiscono poi davanti al tribunale per i minorenni nell'ambito di procedimenti di limitazione di decadenza della responsabilità genitoriale. Quindi prima che intervenisse questa modifica del codice rosso c'erano delle problematiche proprio legate alla necessità di avere contezza di quello che succedeva in ambito penale per poter anche comprendere quali dovessero essere i migliori provvedimenti da prendere anche in ambito civile, perché non vi è dubbio che ci sia una stretta connessione tra le condotte che un genitore assume nell'ambito familiare e la sua capacità genitoriale. Quindi il percorso nel recupero del genitore violento parallelamente ad un percorso di sostegno alla genitorialità è indispensabile. Probabilmente prima però di iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità sarebbe comunque necessario l'attivazione di un percorso che consenta al maltrattante di rendersi conto delle proprie azioni, perché poi il rischio è che un percorso di sostegno alla genitorialità rimanga un po' fine a se stesso. E da questo punto di vista, con riguardo al ruolo del difensore, credo che in situazioni di questo genere debba essere ancora più valorizzato il ruolo del curatore speciale del minore, quindi dell'avvocato del minore, perché in situazioni di questo genere c'è un forte conflitto di interessi tra il minore e i genitori che necessita di conseguenza di una rappresentanza processuale del minore nell'ambito di queste vicende. Prima ancora del codice rosso, quando venivano nominati curatori speciali in situazioni di questo tipo, non di rado il curatore speciale si faceva proprio portatore di richieste nei confronti della procura per avere delle indicazioni con riguardo al contenuto del fascicolo penale. E attualmente invece dovrebbe esserci questa diretta, questo filo diretto fra procura e tribunale, non soltanto davanti al tribunale per i minorenni, ma anche dinanzi al tribunale ordinario, perché attualmente è necessario anche avere indicazioni sulle questioni di tipo penale nell'ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio, quindi è sicuramente indispensabile. Allora, grazie dottoressa Betto. Intanto io prima faccio ancora un giro di interventi e poi avverto che appunto per le conclusioni, diciamo tra un quarto d'ora, immagino poco più, avremo Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, poi vabbè Cinzia Leone ha già parlato, avremo Maria Lucia Lorefice, presidente della 12ª Commissione Affari Sociali, e Celeste D'Arrando, membro della Commissione sempre Affari Sociali. Tutte donne, sono anche molto contenta perché... Sì, esatto, ho visto che Antonella Ferrero, esatto, ho detto proprio le 12 più o meno, quindi va benissimo. L'ultimo giro, ecco, di interventi, vi chiederei, ritornando sempre al dottor Parodi, che fa oggi ha due vesti, diciamo, e si è parlato soprattutto sui giornali, e un po' ne abbiamo già parlato prima, il lockdown quanto ha influito
ovviamente una domanda quasi retorica in questo caso, sugli episodi di violenza e quindi cioè, di parlare proprio di questo periodo che abbiamo saputo è stato abbastanza, passatemi il termine, terrificante. E poi volevo chiedere anche una domanda, scusate, un po' fuori dai temi che mi sono stati proposti di affrontare ora. Volevo poi richiamare la dottoressa Bertoli, un parere sulla sua collega Rossana Rovere di Pordenone, che mi sembra un fatto, diciamo, dal punto di vista professionale per la dottoressa Bertoli abbastanza importante, di cui ci sono stati, come voi sapete, è l'avvocata o avvocatessa, come volete, che ha rifiutato di difendere il cliente che aveva ucciso la compagna. Dottor Parodi, questo lockdown come ha influito, anche se so già la sua parola, la sua risposta, sugli episodi di violenza, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio? Allora, se ha influito, evidentemente, come dire, è difficile pensare che non abbia influito. Questo è forse più interessante capire come, più che quanto ha influito. Esatto, sì. Il come sicuramente è purtroppo interessante, come quando uno usa termini interessanti su questi fenomeni drammatici è visto ovviamente sempre con un certo sospetto, però è il nostro lavoro quotidiano, è interessante quello che ci consente di cogliere un aspetto della realtà che fino a quel momento magari c'era sfuggito nella sua completezza. E allora credo che paradossalmente non soltanto c'è stato, come è facile immaginare, un aumento delle violenze che è stato legato non soltanto alla costrizione fisica a cui le persone sono state obbligate, ma molto legato evidentemente anche alle dimensioni del luogo in cui queste persone si sono trovate ristrette. Non è la stessa cosa essere in lockdown purtroppo in 40 metri in 7 persone e magari in un appartamento da 200. Non dimentichiamoci di questo, quando parliamo di disagio sociale o di problemi culturali, poi ci sono disagi banali, proprio logistici, che invece hanno una grossa incidenza e soprattutto, anche questo è purtroppo banale ma non si può non dire in questo contesto, il dato economico è sicuramente molto importante, perché la sofferenza economica, la difficoltà in qualche modo a provvedere a quelle che sono le esigenze della famiglia da parte degli uomini, in molti casi, è stata una fonte scatenante della violenza. Quindi la violenza non soltanto come esplicazione di un normale desiderio di sopraffazione, ma anche come espressione di un disagio. Io non voglio giustificare nessuno, ma quando dico bisogna capire evidentemente quella che è la matrice del male, è perché alle volte, per esempio, se la matrice della violenza è in un disagio economico, quella persona forse è messa nella condizione di provvedere alle sue esigenze, non abbiamo la certezza che non sarà più violento, ma è probabile che lo sarà meno, o addirittura che non lo sarà del tutto. Ecco cosa vuol dire studiare i casi. Quando dico studiare le varie culture, noi sappiamo che la violenza in una famiglia africana ha delle forme che sono molto diverse da quelle che possono aspettarsi in una famiglia italiana o poniamo in una famiglia di origine balcanica, molto diverse. E allora, se non capiamo del perché evidentemente c'è questo tipo di sfogo, questa manifestazione diversa, non riusciamo in qualche modo a contrastarla. Quindi io credo, e poi ecco, e l'altra cosa da dire, che è un dato, chiamiamolo tristemente positivo, che non soltanto c'è stato, io credo, un aumento della violenza da parte degli uomini in linea di massima, ma forse quel lockdown ha favorito anche, a fronte di una violenza costante, un desiderio in qualche modo di presentare denuncia, di fuggire, proprio perché il venir meno di un momento di libertà che magari già era limitato durante la vita normale, quindi la costruzione, come dire, coatta per un certo periodo, ha fatto sì che alcune donne certamente proprio per questo si sono determinate a segnalare una situazione di violenza. Quindi non dico che sia positivo questo, però è un dato oggettivo. Certamente qualcuno ha detto sì, a questo punto, non potendo più neanche avere un momento di sfogo e costretto sempre con mio marito, ho deciso di intervenire, di rivolgermi alla giudiziaria. Quindi effettivamente anche questo aspetto non può essere trascurato, perché in qualche modo è stata la molla scatenante della rottura dell'omertà, del timore, della costrizione in cui queste donne erano in qualche modo confinate, certamente.
Invece sulla domanda per quanto riguarda il diritto di difesa sono molto lieto che ci sia qua un rappresentante del Consiglio dell'Ordine, perché è un tema delicatissimo dove io non posso rispondere da magistrato. Da cittadino dico, viviamo fortunatamente ancora in un paese dove c'è una libertà di coscienza anche a livello professionale, quindi io posso capire le motivazioni umane dell'avvocato che si è rifiutato di difendere, e capisco bene invece che tutti, ma proprio tutti hanno diritto a una difesa, e quindi che il sistema nel suo insieme possa comunque garantire una difesa anche a chi si macchia apparentemente dei crimini, come dire, socialmente meno accettabili, certamente. Allora, io adesso passo proprio la parola alla dottoressa Bertoli. Sì, non posso che aderire a quanto detto il dottor Parodi, nel senso che l'avvocato svolge la propria attività con un ruolo di indipendenza, quindi non c'è l'obbligo di assumere una difesa. Nello stesso tempo non c'è neanche la necessità di illustrare quelle che sono le ragioni a base del rifiuto dell'assunzione di una difesa. È necessario comunque tenere distinte le due questioni, nel senso la percezione morale della difesa, ma altresì la necessità di non dimenticare che l'avvocato svolge un ruolo sociale nell'ambito del nostro sistema sociale. Quindi da questo punto di vista è indispensabile aver ben presente che l'avvocato ha come incombente quello di garantire e di verificare che ci sia una corretta applicazione della norma e della giustizia. Solo questo, nel senso che siamo liberi di scegliere quale tipo di incarico assolvere oppure no, ma nello stesso tempo non siamo tenuti a giustificare le ragioni per le quali decidiamo di non assumere una difesa nei confronti di un determinato soggetto. Ecco, allora adesso mi dicono che la dottoressa Valente, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, è collegata. Dottoressa Valente, senatrice. Dottoressa Valente, l'audio è collegato. Sentite? Ah, ecco. Sì, adesso sì, grazie, senatrice. Ecco, lasciamo a lei la principale delle conclusioni sull'incontro, e soprattutto se ci fa un po' un percorso su cosa si sta facendo per quanto riguarda il trattamento dei maltrattanti, scusate, il gioco di parole. Se ci sono dei percorsi legislativi, che tipo di percorsi sono, se c'è possibilità di investimento nella quella che può essere o prevenzione o dopo gli atti di violenza, trattamento di queste persone e, tra virgolette, se possibile, il recupero. Ok, intanto grazie per questo invito, grazie per questa riflessione particolarmente preziosa e utile, complimenti per il vostro lavoro, complimenti assolutamente non formali. Mi dispiace purtroppo non aver potuto seguire tutta l'intera mattinata e sarò costretta, ma sono impegnata purtroppo a fare altre cose e anche accertamenti di salute, quindi vi chiedo scusa se poi a un certo punto dovrò andare via. Allora, io una riflessione sicuramente preziosa, quella che voi fate oggi, perché credo che affrontare finalmente il tema della violenza ponendosi il problema degli uomini sposta, diciamo, il baricentro su quello che dovrebbe essere il tema. Assistiamo anche in occasione di questo 25 novembre, abbiamo assistito purtroppo, no, anche a molte violenze che si sono consumate, sempre al centro dell'attenzione di ciascuno di noi, dell'opinione pubblica in generale, dei giornali, dei media, delle comunicazioni, c'è sempre il comportamento della donna, adesso al netto della battuta o del brutto articolo, pessimo articolo di Feltri, ma c'è sempre il comportamento della donna, che cosa la donna ha fatto, cosa avrebbe potuto, come avrebbe potuto evitare, se ha fatto tutto quello che avrebbe potuto, se effettivamente un po' non se l'è cercata. Quindi, mentre però affrontiamo questo discorso, dialoghiamo molto poco, riflettiamo molto poco sul perché un uomo si dovrebbe sentire in diritto di abusare una donna, mentre lei sostanzialmente dice no, non ci voglio stare. E credo che quindi affrontare il tema degli uomini, spostare l'asse della nostra attenzione sugli uomini, sia intanto davvero meritorio, e credo che sia anche una strada nuova da intraprendere con maggiore coraggio e determinazione rispetto a quanto non abbiamo fatto sino a questo momento. Per cui ben venga tutta la riflessione, e poi entriamo dentro e vediamo che cosa è possibile. Noi come Commissione d'Inchiesta Femminicidio abbiamo dedicato a questo addirittura un gruppo di lavoro interno, e stiamo costruendo una relazione molto dettagliata, vi dirà anche la vicepresidente Cinzia Leone, che se ne sta occupando insieme ad altre nostre senatrici componenti della Commissione d'Inchiesta.
Abbiamo pensato utile innanzitutto visitare, conoscere le realtà che si occupano ad oggi del recupero degli uomini maltrattati. Alcuni le abbiamo visitate proprio di persona prima del lockdown. Abbiamo ascoltato molti di questi operatori e poi abbiamo audito tra i principali soggetti istituzionali e referenti in questo ambito. E che cosa posso dire? Intanto che l'impianto normativo timidamente si avvicina a questo tema. Lo ha fatto la Convenzione di Lanzarote, ma l'abbiamo fatto nella legge 119, cosiddetto famoso decreto sul femminicidio, l'abbiamo fatto da ultimo in maniera ancora più puntuale nel codice rosso. Che cosa noi come la impostiamo? Fino ad oggi il legislatore come ha pensato? Intanto sicuramente di collegare sempre il percorso, il trattamento, diciamo, come dire, di recupero eventuale o comunque un trattamento psicologico rispetto alla presa di consapevolezza della questione culturale di cui è portatore l'uomo maltrattante, come una scelta di volontarietà, quindi legata alla volontà dell'uomo maltrattante. Quindi si può aderire, cioè ci si può fare richiesta di aderire a questi percorsi che saranno poi valutati questa è l'indicazione del legislatore, ai fini di eventuali benefici penitenziari. In questo caso ovviamente parliamo di persone già condannate, quindi persone condannate che hanno avuto una pena, che devono scontare una pena, che possono accedere a percorsi. Nel codice rosso abbiamo fatto un'ulteriore precisazione, cioè nella sospensione condizionale della pena, per accedere alla sospensione condizionale della pena, quasi una condizione solo per quella fattispecie di reati, bisogna partecipare a un corso. Quindi già siamo un po' di più della volontarietà, no? Cioè non chiedo, ma per accedere devo, come condizione per accedere a quel tipo di trattamento, devo. Quindi siamo andati un passetto avanti. Poi ovviamente per cui semplicemente quelli che si avviano a una fase processuale ma che ancora non sono stati condannati, quindi che sono all'interno di un processo, anche il decreto femminicidio, il cosiddetto, quindi la legge 119, prevedeva alcuni percorsi sempre sulla base della volontarietà e quindi poi la possibilità di valutare positivamente nel corso ovviamente della complessiva valutazione del giudice del comportamento e della misura, ai fini della misura da adottare, quindi della pena anche da eventualmente adottare, avrebbe potuto valutare. Quindi diciamo siamo a metà tra la convenienza e la condizione per accedere, diciamo un po', non siamo ovviamente ancora all'obbligo dell'adesione a questi percorsi ed è una riflessione tutta aperta rispetto alla quale io non ho gli strumenti per potervi dire oggi se l'obbligo sarebbe in qualche modo o sarebbe la strada migliore possibile da perseguire. Abbiamo voci contrastanti anche di principali esperti in Italia sul tema e non abbiamo ancora costruito una convinzione, quindi ho comunque una valutazione che vada in senso univoco. Penso che molto, così ci è stato detto, dipenda ovviamente dalla situazione specifica, da caso a caso, quindi anche dal profilo del soggetto, da come il soggetto si pone nel percorso trattamentale, da come il soggetto si pone rispetto alla violenza, dalla volontà di mettersi davvero in discussione. Questo ovviamente attiene tanto a quanto secondo me anche il legislatore può costringere un soggetto rispetto a percorsi di questo tipo, ma ovviamente attiene ancora di più all'esito positivo di questi percorsi. Che lo vorrei dire? Cioè, noi pensiamo che sia assolutamente indispensabile e utile anche ai fini di abbattere un'altissima recidiva di questi casi, cioè gli uomini una volta che hanno scontato pene su questo tema poi fuoriescono dal carcere, ma continuano e sono anzi addirittura più vendicativi e più pericolosi di prima in tanti casi. Quindi noi non solo otterremo l'obiettivo di concentrarci su chi ha commesso la violenza come giusto, ma addirittura potremmo prevenire e quindi evitare ulteriori violenze in termini di recidiva da parte dello stesso soggetto. Quindi è assolutamente indispensabile e utile, ma no, non possiamo dire che arrivare all'obbligo possa essere la strada migliore perché molti psicologi o terapeuti ci dicono che comunque l'esito, il buon esito del percorso è molto legato alla capacità e alla volontà di mettersi in discussione il soggetto, quindi di avviarlo, quindi fare una cosa proprio contro la volontà, anche se molti ci dicono sono poi cose che si possono valutare nel corso del trattamento e attiene sempre ovviamente a chi se ne occuperà. Posso dirvi che secondo me dobbiamo sostenere di più e meglio, disciplinare di più e meglio l'intera normativa, questo vedo come un passo in avanti da fare, culturale prima ancora che normativo. Capire che occuparci degli uomini non significa
cioè, o meglio, accentrare la nostra attenzione sugli uomini non significa togliere l'attenzione sul recupero e sul sostegno alle donne maltrattate, perché rischiamo anche di ingaggiare una guerra tra poveri. Cioè, le donne ovviamente dicono togliete risorse ai centri, i centri antiviolenza non hanno sufficienti risorse e li date agli uomini. Cioè, li diamo, spendiamo i soldi per sostenere i recuperi dei maltrattanti, quindi per gli uomini maltrattanti, non li, quindi dobbiamo evitare assolutamente questo cortocircuito pericoloso, e quindi intanto sostenendo di più e meglio i centri antiviolenza, di come non abbiamo fatto sino a questo momento, che sono dedicati al recupero e alla protezione delle donne, e capire come possiamo intervenire sugli uomini. Complessivamente, dal punto di vista culturale, mi sento di dire che però questa è una strada maestra, che nei prossimi anni saremo, un nostro malgrado, convinti o meno convinti che siamo, a battere. Dobbiamo battere questa strada e questo percorso perché, ripeto, credo che proprio quella che sia mancata all'Italia non è la norma in più. Noi abbiamo un quadro normativo assolutamente soddisfacente per combattere le violenze. Quello che manca è una cultura, un approccio giusto al fenomeno. Il fenomeno della violenza bisogna sempre ricordarlo e non stancarsi mai di farlo. È un fenomeno che si inquadra in uno squilibrio di relazioni di potere tra gli uomini e le donne. Quindi sicuramente noi lo aggrediremo soltanto quando riusciremo a raggiungere un livello di parità tra gli uomini e le donne, ma non potremo fare tutto questo processo se gli uomini non saranno capaci di mettersi in discussione e vedere questi limiti, anche perché quello che manca all'Italia da questo punto di vista è una presa di coscienza corale, collettiva, c'è un comune sentire rispetto a questo tema, non solo la capacità di indignarsi di fronte a una violenza o a un articolo che racconta di una violenza, una trasmissione televisiva che racconta la violenza in maniera sbagliata, ma la capacità di sentirsi parte in causa, perché al 25 novembre dell'anno scorso, del 2019, l'Istat ci ha consegnato una drammatica verità, che la metà e più degli italiani di questo paese è convinto che le donne se la siano cercata. E quindi noi dobbiamo capire, fare in modo che tutta un'intera comunità, quindi il vicino di casa che non si gira dall'altra parte perché pensa che tutto sommato ci sia una responsabilità della donna o che è un fatto privato tra loro, il vicino, il negoziante sotto casa, l'amico di famiglia, cioè tutti devono capire e prendere parte dentro questa, diciamo, come dire, battaglia a un fenomeno che sembra davvero inarrestabile e irrefrenabile, perché purtroppo i numeri e i dati ci dicono che nonostante l'impianto normativo assolutamente soddisfacente, su questo terreno ancora non ci siamo. Ecco, queste sono le considerazioni che io vi vorrei lasciare. Quindi, bene la centralità degli uomini, bene la centralità degli uomini nella costruzione di un pensiero, di una coscienza collettiva, di un senso comune, insieme uomini e donne per inquadrare correttamente il fenomeno della violenza, che ricordiamolo, non è mai frutto di un raptus o di un gesto di rabbia improvviso, ma si iscrive sempre dentro di una dinamica relazionale, culturale e sociale, chiara, quindi come tale leggibile molto prima diciamo di un epilogo drammatico, comunque della punta più alta della violenza, dell'escalation di violenza che inizia a esprimersi molto, molto tempo prima in molti, molti atti leggibili da operatori. Ovviamente tutto questo può essere possibile, e davvero chiudo, se quando avremo vinto una battaglia sul comune sentire, ci renderemo conto che dentro questo comune sentire, coscienza collettiva, corale, come la vogliamo chiamare, che in altri paesi, tipo la Spagna, è avvenuto, si formano anche gli operatori, tutti gli operatori della filiera, quindi giudici, magistrati, avvocati, consulenti, operatori dell'informazione, perché non c'è specializzazione che tenga di fronte a un pregiudizio, uno stereotipo che noi non riusciamo ad abbattere, ma lì li riusciremo ad abbattere solo, ripeto, con un protagonismo effettivo delle agenzie educative, famiglia, scuola e università sicuramente, ma un comune sentire che cresce e cresce rispetto alla presa di consapevolezza di tutti, e quindi la volontà di mettersi in gioco di tutti e la capacità di leggere i limiti di questo drammatico fenomeno da parte di tutti, uomini e donne. Grazie, grazie senatrice Valente. La ringraziamo molto per l'intervento veramente che ha, come dire, ha chiuso il cerchio di tutto quello di cui abbiamo discusso questa mattina. Grazie a voi. La ringraziamo. Grazie. Io passerei adesso la parola a Celeste D'Arrando, membro della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, per un'altra relazione conclusiva. E poi darei la parola alle organizzatrici se possono passarmi le domande, perché io ho visto mentre c'erano appunto, mentre andavamo avanti con gli interventi che arrivavano nella chat dell'incontro, delle domande. Direi a loro, se è possibile, dopo l'intervento della dottoressa D'Arrando, di dare il via magari alle domande che sono arrivate. Grazie. Grazie.
Grazie a voi. Io intanto ringrazio tutti coloro che sono intervenuti stamattina, ringrazio di avermi invitato a questo momento, sia Antonella, che io conosco, Corigliano, e Marco Marocco. Li conosco ovviamente perché sono piemontese, quindi conosco anche le realtà del mio territorio. E non ho potuto seguire in maniera, come dire, attenta tutti gli interventi come mi sarebbe piaciuto, perché abbiamo altri anche impegni a livello parlamentare, tipo audizioni. Quindi sicuramente risentirò poi il webinar perché ci sono degli spunti che a tratti ho sentito molto interessanti. Andando alle conclusioni, io credo che ci sia già stato detto molto dalle colleghe che mi hanno preceduto rispetto a quello che normativamente noi stiamo portando avanti a livello parlamentare e nelle commissioni, come dire, specifiche. Femminicidio e non solo, rispetto alla violenza di genere, alla violenza sulle donne. Quello che sicuramente credo sia opportuno fare, non solo come istituzione, ma anche come donne e uomini, che hanno una responsabilità anche per le prossime e future generazioni, è quello della cultura e dell'educazione. Quello che manca in Italia è proprio un concetto diverso. Di donna, ma più che donna, perché non mi piace parlare di centralità della donna, dell'uomo, mi piace parlare di persone che al di là di quello che è la loro condizione, che essa sia di donna o di uomo, che essa sia di persona con disabilità, perché c'è anche un grande tema che riguarda le persone, le donne con disabilità che subiscono una doppia discriminazione molto spesso, sia per la condizione di genere che è donna, sia per la condizione di disabilità. Credo che bisogna andare molto oltre al concetto di condizione, ma avere un approccio a quello che è la persona. Quello che ho notato, dagli studi che faccio, perché mi sto laureando in psicologia proprio perché a me piace approfondire i temi che seguo e amo, osservare e approfondire, soprattutto perché è molto importante conoscere il tema che si affronta anche dal punto di vista legislativo per poter fare non una buona legge, ma per fare una legge che sia effettivamente applicabile, attuabile e concreta. E non è così semplice perché poi abbiamo differenti territori, differenti contesti e quindi è tutto molto declinabile e bisogna fare un'attenta anche osservazione e anche ricevere quello che possono essere i feedback che sono arrivati anche oggi, cioè ad esempio sul codice rosso. Quindi tornando alla cultura e tornando all'importanza dell'educazione che deve partire non solo dalla scuola, altro secondo me luogo dove si conducono i futuri giovani donne e uomini a essere veramente rispettosi dell'altro, accettarlo per quello che è, a differenza delle, indipendentemente dalle diversità, cioè la diversità è cultura, la diversità è tesoro, la diversità è un qualcosa che ti consente di vedere qualcosa di diverso e di guardare con gli occhi di un'altra persona in modo diverso e non deve essere recepito come un attacco, un qualcosa da cui difendersi. Noi siamo poco abituati a questo confronto, siamo poco abituati ad accettare qualcuno che è diverso da noi, perché è molto bello e molto più confortevole rimanere nella propria zona di comfort, dove se ti senti compreso, capito e ti senti anche, come dire, parte di un gruppo. E quindi molto spesso questo ci chiude invece di aprirci alla diversità. E quindi la scuola è quel luogo dove si può effettivamente aprire alla diversità, dove si può insegnare ad accettare, a rispettare le persone perché sono persone, non perché sono donna, perché sono uomo, perché ho la disabilità o per qualsiasi altra motivazione. L'accettazione della persona è perché è il rispetto, la mia libertà finisce dove inizia la tua libertà. Sono concetti che io spesso ho sentito, ma che molto poco vengono attuati. E anche un'altra cosa, secondo me, molto importante, che negli ultimi anni manca in Italia, è il supporto alle famiglie. Noi abbiamo diverse famiglie monogenitoriali, abbiamo diverse famiglie che fanno difficoltà nel avere delle relazioni intrafamiliari che siano costruttive e che siano veramente delle relazioni che possono essere positive e funzionali. Spesso abbiamo famiglie con, oltre a delle difficoltà non solo economiche, ma anche di tipo sociale, così come
delle complessità anche a livello di situazioni, ad esempio delle persone con disabilità. Cioè ci sono diversi mondi, diverse realtà all'interno delle famiglie e il compito che noi dobbiamo portare avanti è quello di trovare delle modalità efficaci e reali e concrete da poter attuare al fine di sostenerle le famiglie. A me viene un esempio molto semplice: se per le famiglie ci fosse la possibilità, attraverso già professionisti che sono sul territorio, gli assistenti sociali, i psicoterapeuti, tutte le persone che lavorano nel sociale, nel welfare, di lavorare sulle relazioni intrafamiliari, noi avremmo già ottenuto un grande risultato, quello di aiutare e supportare le famiglie che spesso si sentono abbandonate non solo per un punto di vista sociale, si sentono abbandonate perché non comprese, perché molto spesso, e questo vado a poi alla violenza, la violenza arriva da un contesto sociale familiare, arriva dal fatto che gli autori di violenza vivono l'emotività, l'affettività all'interno della famiglia di origine attraverso delle modalità violente, conoscono solo quel strumento molto spesso. Questo non vuol dire che è una giustificazione, questo vuol dire analizzare quello che è la causa per il quale l'autore di violenza diventa autore di violenza, e si collega anche al discorso di oggi, al tema di oggi, il tema dei maltrattanti. Quindi quando ci occupiamo di violenza di genere, noi ci occupiamo a 360 gradi di tutti quelli che sono gli elementi che sono correlati al tema della violenza. E non è che se uno si occupa degli uomini maltrattanti significa che non si occupa delle donne vittime di violenza. È anche proprio per prevenire e per promuovere una cultura del benessere familiare, del benessere delle relazioni. Io non mi voglio dilungare molto perché potrei stare veramente ore a parlare di quanto sia importante lavorare sulle relazioni, di quanto sia importante non necessariamente essere uno contrapposto all'altro, ma quanto sia veramente importante cooperare insieme per arrivare a un obiettivo. Sicuramente tutto è perfettibile, sicuramente tutto migliorabile. Quello che abbiamo fatto noi come Parlamento, oltre alla legge del codice rosso, oltre al disegno di legge che citava la collega Pirro stamattina della Maiorino, abbiamo fatto diverse anche mozioni in aula, proprio in occasione della giornata della violenza, dove impegnavamo il governo a fare delle cose, alla sensibilizzazione e a tutta una serie di azioni. Ma credo vivamente che il grande lavoro debba essere fatto sui territori, quindi creare quella rete territoriale che effettivamente possa cambiare il passo a livello culturale e possa veramente essere un punto di riferimento per le future generazioni. Io vi ringrazio e spero di essere stata non troppo lunga nel mio intervento, e colgo l'occasione di fare i saluti a tutti coloro che hanno partecipato e chi ci sta seguendo. Grazie, grazie mille dottoressa D'Arrando, grazie per il suo intervento. Allora, io passerei adesso a leggervi qualche domanda che è arrivata durante tutta la nostra discussione, il nostro dibattito. E la prima, che sembra forse la più semplice, ma in fondo anche quella che può veramente dare un po' il senso a tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, ci chiedono, e lascio la risposta intanto alle due rappresentanti del gruppo degli assistenti sociali, a Cinzia Aspriano e alla dottoressa Biolato: come avviene il recupero del maltrattante? Cioè, se si può fare, se si può spiegare come si prende in carico un maltrattante e quali sono i primi passi per affrontare una personalità di questo tipo. Sì, allora, di solito, come ha detto la dottoressa Violato, noi abbiamo i contatti con come padri, quindi i maltrattanti arrivano come padri o come compagni che cercano la donna nel caso in cui sia stata messa in protezione. Quindi possono telefonare al servizio sociale perché immaginano che ci sia stata una messa in protezione, o ai centri antiviolenza territoriali, che però loro i centri antiviolenza seguono solo la donna e i percorsi femminili. Oppure veniamo contattati dai legali delle parti, sì. E quindi si prende un appuntamento, iniziano i colloqui e bisogna vedere se appunto c'è una cornice giuridica dettata da un provvedimento o sia ancora nelle fasi delle indagini preliminari. Noi ci appoggiamo ai centri per maltrattanti presenti sui vari territori. Rispetto all'ordine è più
un lavoro in questo momento di rete, perché l'ordine è l'organizzazione degli assistenti sociali, quindi abbiamo una sezione dedicata alla formazione continua che prevederà un appuntamento l'anno prossimo proprio sulla tematica della formazione sui maltrattanti e poi una sezione dedicata sul sito. Penso che sia molto importante rispetto al percorso la consapevolezza del maltrattante, perché poi lui è genitore, ma anche deve capire quanta sofferenza nel suo percorso ha agito, quanta violenza e come poterne uscire. Quindi viene fatta una presa in carico individuale al servizio sociale, vengono mandati tutti i riferimenti e adesso anche con la nuova normativa del codice rosso sia gli operatori della questura che dei carabinieri, dal momento in cui raccolgono la denuncia o vengono a contatto col maltrattante, forniscono il riferimento. Ad esempio sul nostro territorio sono stati fatti anche dei protocolli, quindi c'è presa in carico e un indirizzo, vengono forniti i numeri ai quali telefonare, una mail, in modo che venga subito attivato il percorso, oppure attraverso i servizi specialistici con psicologi e psichiatri. Ecco, se vuole intervenire anche la dottoressa Biolato in merito a questa domanda. Sì, allora integro quello, alcuni aspetti, quelli già toccati. Sì, quali i primi passi, come si prende in carico e come avviene il recupero. Spesso il servizio sociale e l'assistente sociale è la prima persona che l'uomo maltrattante incontra per parlare in modo specifico della situazione di maltrattamento. Differenzierei rispetto alle situazioni in cui come servizio sociale disponiamo per tutta una serie di circostanze la messa in protezione della donna ed eventualmente dei suoi bambini. Perché in quel caso noi come servizio sociale informiamo e quindi contattiamo il padre, l'uomo di che cosa è avvenuto per spiegare qual è l'intervento dell'istituzione, che cosa sta succedendo. Quindi è un momento molto delicato, ho provato ad accennarlo prima, è importante che noi siamo chiari e trasparenti, perché il carico emotivo che è attorno a tutta questa situazione è elevatissimo e quindi anche la possibilità di comprensione e di accogliere le cose che vengono dette è influenzata da questo livello emotivo che coinvolge gli operatori, coinvolge le persone. Quindi alcune volte, proprio valutando situazione per situazione, il primo momento di contatto del servizio sociale con l'uomo maltrattante può avvenire con il supporto anche delle forze dell'ordine che aiutano a mediare e a comunicare. Non è indifferente che nei servizi, almeno secondo noi, che nei servizi sociali la quasi totalità degli operatori siano donne. E questo ha un effetto anche rispetto alla comunicazione con gli autori di violenza. Quindi questo il primo contatto può essere sì la persona che si cerca, ma nella nostra esperienza per la maggior parte siamo noi che contattiamo la persona per informarlo di che cosa sta succedendo alla sua famiglia, a sua moglie e ai suoi figli. Grazie. Rispetto alla presa in carico, se posso dire, chiamerei solo quello che ho detto prima, cioè che all'inizio, solo alcune parole, all'inizio è solo del servizio sociale e sessuale. Quello che noi cerchiamo di fare è
allargarlo, farlo diventare una presa in carico multidisciplinare e poi vedere come ci si muove all'interno della cornice giudiziaria. Grazie, dottoressa Biolato. Una domanda per la dottoressa Bello, invece. Ci sono degli interventi in carcere in questo senso? Dottoressa Bello, è ancora con noi? Arrivo, scusatemi, ero solo Prego, allontanata dalla scrivania. prego, prego. Ci sono degli interventi in carcere, spero, nel senso, sicuramente ci sono delle occasioni di avvii di programmi di questo tipo. Non saprei dirle, noi abbiamo 14 istituti penitenziari nel nostro distretto. Quindi non so dirle rispetto a tutti gli istituti penitenziari, tenga conto che abbiamo pochissime sezioni, ad esempio, di trattamento specifico per autori di violenza sessuale, e lì almeno ci sono delle sezioni. Qui invece rispetto a questo tipo di reati non è nemmeno questa la situazione. È abbastanza raro comunque che escano all'esito dell'osservazione e quindi dai documenti di sintesi su cui poi noi decidiamo se ammettere o meno misure alternative. È abbastanza raro che emergano queste possibilità all'esterno. Sempre per il discorso che abbiamo detto, insomma, coinvolgimento da parte. Effettiva motivazione. Una cosa che mi sentirei di sottolineare perché un po' ci inquieta è anche questa cosa. Noi spesso e volentieri, per quello che ho detto prima, decidiamo su questi, sul modo, sulle modalità di espiazione della condanna rispetto a queste torri di reato quando sono liberi. E non è infrequente che decidiamo che dallo stato di libertà non possano essere ammessi direttamente a una misura alternativa, ma debbano andare a fare un periodo di trattamento intramurario proprio per il totale disinteresse a un percorso riabilitativo specifico. Siccome, come è stato più volte evidenziato, è molto trasversale socialmente questo tipo di reato. Quindi, spesso e volentieri noi ci troviamo davanti a persone che per il resto sono perfettamente inserite, nel senso hanno lavoro, hanno casa, hanno Sì. protezioni sociali anche di rilievo, se vuole. Quello che ci ritorna dopo pochissimo tempo dal carcere sono relazioni entusiastiche che ci dicono: sì, però fuori al lavoro, fuori può fare questa attività di volontariato, cioè, non so se riesco a spiegarmi. E Sì, si cerca assolutamente. del tutto fuori quella che invece è il bisogno rieducativo specifico. Questo è un problema grosso, è un problema di sensibilità degli operatori su cui occorrerebbe fare molta formazione e molto confronto anche con questi centri di recupero e con i servizi sociali. Grazie, dottoressa Bello. Ecco, quello che Posso fare una domanda? Sono interessante Roberto è. Poggi del Centro degli Uomini. Ah, salve, sì. Buongiorno, buongiorno. Io stavo facendo una domanda che era arrivata anche dalla chat del convegno. Faccio ancora questa domanda, dottor Poggi, poi le lascio la parola. Molti dei violenti sono anche persone dipendenti da alcol e droga, spesso cocainomani, spesso alcolisti. Ci chiedono come mai c'è questa stretta relazione tra violenza e dipendenza. Chi mi può rispondere? Forse la dottoressa Spriano. Patrizia Biolato, non so, una delle due.
Allora, sì, in generale, ecco, cioè non la, non, alcuni, solo alcuni dei maltrattanti presentano questi aspetti, sennò poi si va a, ad andare a lavorare sugli stereotipi che tutti i maltrattanti sono alcolisti. Questo è uno degli aspetti, degli indicatori che può rendere più complesso il problema. Quando noi lavoriamo, lavoriamo in rete anche con i colleghi del SERD, che sono i servizi delle dipendenze. Poi ci sono vari tipi di dipendenze, ad esempio negli ultimi casi che io ho seguito personalmente, perché lavoro sul territorio, c'erano dipendenze più legate al gioco, maltrattanti che hanno speso tutto ciò che prendevano dello stipendio al gioco, e anche poi si è creata una difficoltà legata al pagamento dell'affitto e delle bollette. Spesso le donne ci parlano anche di violenza economica, che è uno degli aspetti. Magari se c'è il Roberto Poggio, è il responsabile di uno dei centri, centri per maltrattanti, quindi lui che vede gli uomini può magari definire meglio gli aspetti e il trattamento di questo specifico caso. Sì, grazie. Allora diamo la parola al dottor Poggio. Grazie per poter intervenire. Innanzitutto volevo dire che il convegno è interessantissimo e veramente l'unica cosa che mi sarei augurato è una parola data ai centri per gli uomini, ma non tanto per avere voce semplicemente qui in questo contesto, ma per avere più voci in quello che è la costruzione della rete e il contatto con tutti i soggetti di rete, quindi la messa a sistema di quello che è una rete, che è una dimensione più statica. Quindi per poter parlare con gli assistenti sociali, UEPE, con avvocati, forze dell'ordine, eccetera, mi auguro una evoluzione. Quindi io sento un ritorno di voce. Anche noi. Anche noi lo sentiamo. Allora prova a staccare il mio microfono e vediamo se però. Però poi così non lo sentiamo più. Ci riprovo. Allora, i temi toccati, collegare il trattamento con volontarietà, ne indico alcune. Il sottile confine tra la convenienza e l'obbligo, perché quando poi è un obbligo, quando è che diventa convenienza? Che punto del trattamento? Cioè, e qui è necessario la voce degli operatori. Fuori dal carcere, com'è la prevenzione della recidiva? E inoltre facciamo anche un discorso completo, cioè è vero il trattamento in carcere è fondamentale, ma è anche vero che quelli che finiscono in carcere sono una percentuale minima, quindi la prevenzione considerarla anche prima, ok? Cioè soprattutto prima che entrino in carcere. Io sono convinto che il carcere non migliora la situazione della violenza negli uomini, e credo anche che se hanno dei piccoli sconti di pena, ho detto piccoli sconti di pena, può essere una motivazione più al cambiamento che non una messa in pericolo delle vittime. Parlo di piccoli. Cioè, noi ci troviamo spesso con gli inviati a lavorare sulla motivazione dell'autore di violenza, e devo dire che molti arrivano veramente senza nessuna motivazione al cambiamento, ma semplicemente strumentali. Ma in regime di obbligatorietà di seguire il percorso, nel corso di tutto il percorso, dopo alcuni mesi cominciano a emergere delle istanze, soprattutto se si fa leva su punti fondamentali, che è la presa di coscienza del danno fatto, la presa di coscienza dei figli, come vivono questa situazione, e la possibilità che tramite un recupero della relazione con i figli possano cambiare. Quindi ci sono un sacco di argomenti su cui possiamo
collaborare e intervenire. Mi auguro che in futuro si tenga presente anche questo aspetto qua. Okay. Strumentalizzazione. Grazie alla Bertoli, dottoressa avvocato Bertoli Germana per avere chiarito che non ci sono malati, non ci sono cure, al massimo situazioni cliniche patologiche si rivelano dal 3 al 5% dei casi e lì saranno servizi specialistici. Ok, qui mi taccio per lasciare la parola a chi deve ancora parlare. Grazie. Grazie, dottor Poggio. Allora, un altro paio di domande e lascio poi la risposta a chi. La educazione sentimentale, la Regione ha tagliato i fondi. La dottoressa, l'onorevole Celeste D'Arrando aveva parlato proprio di educazione nelle scuole, a partire dalle scuole anche. E cosa fa la città metropolitana? Adesso qui a questo punto i rappresentanti della città metropolitana lascio a voi scegliere chi può rispondere. Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Antonella Ferrero e sono la responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità e Contrasto alle Discriminazioni. Sì. Faccio una breve premessa, che organizzare un convegno su questo tema è stato molto complesso, perché sappiamo da subito che molti si sono sentiti esclusi, non abbiamo coinvolto i centri antiviolenza che hanno un peso e una voce in questo ambito molto importante, così come non c'è stato uno spazio per dare voce alle associazioni che si occupano dell'accoglienza degli autori di violenza. Volevo darvi questa indicazione pratica, che naturalmente nella relazione che ha costruito la mia collega, che ha illustrato prima, ci sono stati problemi di collegamento, quindi non tutti hanno avuto modo di ascoltarla. Abbiamo cercato di sintetizzare qual è il lavoro che fanno le associazioni nella presentazione. Ricordo che queste presentazioni verranno pubblicate noi abbiamo una pagina del sito dedicato e che a breve inseriremo tutti i materiali della giornata, e che fin da subito però si possono raccogliere informazioni su quali sono le associazioni che si occupano di accoglienza degli autori di violenza. Ci si può collegare al loro sito per raccogliere tutte le informazioni proprio sul loro modo di operare. Ecco, per quanto riguarda che cosa sta facendo la città metropolitana nell'ambito della formazione, come ha illustrato prima la collega, noi attraverso il nostro CESEDI, il catalogo CESEDI, è stato pubblicato, ma non è soltanto, ci sono diversi corsi di formazione rivolti sia agli insegnanti che agli alunni, che anche a tutto il personale scolastico. In particolare ne avevamo costruito uno noi abbiamo un programma sul catalogo CESEDI della città metropolitana, e ne avevamo costruito uno che andava proprio in una logica di costruire un intervento che parlasse anche degli autori di violenza, proprio con le associazioni che si occupano dell'accoglienza degli autori di violenza. E purtroppo diciamo che il Covid ha avuto la meglio, in effetti adesso questo sappiamo benissimo che tutto quello a che fare con gli interventi nelle scuole in questo momento è un po' congelato, però sicuramente da parte della città metropolitana, da parte del gruppo del tavolo che lavora sulla formazione, c'è molto chiaro questo concetto della formazione nelle scuole. Noi ci occupiamo prevalentemente di scuole secondarie e superiori, perché questo è quello che può fare la città metropolitana, e sicuramente è presente questa idea di lavorare di più con i giovani e con il mondo della scuola. Volevo ancora aggiungere un aspetto, che questa tavola rotonda per noi rappresenta un punto di arrivo e un rilancio molto importante. In questo anno abbiamo lavorato tantissimo nella costruzione di questa rete, che è stata più volte già menzionata, la rete raccoglie associazioni. L'altro lavoro che abbiamo fatto, abbiamo ripreso un contatto con i servizi sociali, che per varie ragioni negli anni si era un po' interrotto. Ecco, diciamo che questo, il materiale emerso nell'incontro di oggi, sicuramente permetterà a noi di individuare le piste sul quale lavorare.
Infatti abbiamo voluto naturalmente coinvolgere la magistratura perché ci sembra, diciamo, un attore che dobbiamo, con la quale dobbiamo interagire quanto prima ed è anche, come è stato già detto, richiesto da parte del gruppo di lavoro che è composto prevalentemente da assistenti sociali degli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, la necessità di aprire un dialogo con i servizi specialistici dell'ASL, quindi con i SERT, con la psichiatria, proprio per comprendere un po' meglio questa dimensione della cura del maltrattante in situazioni compromesse con altre. Dove sono presenti già altre patologie. Io direi che ho finito. Se posso, se posso aggiungere anche io una risposta, io sono Monica Tarchi, sono dirigente, oltre che di questo ufficio che si occupa di parità e diritti, anche di proprio del citato CESEDI, cioè la direzione ha tante anime ma, connesse tra di loro e si occupa anche proprio di formazione sia dei docenti sia di quelle attività rivolte direttamente agli studenti nella scuola. Ci terrei a far sapere che cos'è CESEDI, perché intanto lavora da 40 anni, non è proprio una realtà recentissima, con molto successo, è stato anche accreditato presso il Ministero quest'anno. Purtroppo però il CESEDI, no? Centro Servizi Didattici, che sarebbe uno strumento potentissimo per città metropolitana per veicolare questo tipo di messaggi, questo tipo di educazione, e tanti altri, parlo di ambiente, tante altre materie di competenza del nostro ente di città metropolitana, quindi tutto ciò che è educare al rispetto del territorio, delle persone. In questo momento ha zero fondi e si è ridotto ad avere quattro dipendenti da otto che ne aveva solo nel 2019. Quindi Città Metropolitana tramite CESEDI farà e intende fare. È un appello a tutti, però, anche per rendersi conto che gli uffici, insomma, cosa fanno e quanto sono importanti. Quindi, come tutti, abbiamo scarsità di risorse, ma un po' di attenzione con pochi fondi sarebbe possibile fare tantissime cose, perché un ente come il nostro, scusate se ne parlo, ma alla fine di tutto voglio parlare del mio ente, perché voglio sottolineare questo, che noi siamo un ente di secondo livello, quindi abbiamo funzioni differenti da quelle dei comuni, quindi dalla diretta erogazione dei servizi sociali o di qualsiasi tipo. Ma questa funzione più di coordinamento, quindi di raccordo, no, tra varie materie e tra vari soggetti nella loro interazione, è prettamente proprio la nostra funzione. Quindi il convegno di oggi su questo tema, un piccolo esempio, ne seguiranno altri perché mi sembra che sia molto utile fare delle tavole rotonde di questo tipo. Mi scuso io personalmente per tutte le difficoltà che ci sono state. Ma sicuramente i nostri strumenti sono quelli che sono e abbiamo imparato tutti arrangiandoci un po' da casa, ecco, usare questi strumenti. Oggi poi con tanti relatori di Stato, perché quando siamo solo noi a parlare è più semplice. Quindi ringrazio le collaboratrici e a presto a tutti, lascio la parola alla giornalista Antonella. Grazie. Grazie, grazie Monica Tarchi. Ecco, io farei, se, ho dovuto staccare le cuffiette perché sono senza batteria, ho il telefono ormai quasi andato. Volevo ancora fare una domanda e poi lasciavo la parola a Antonella Ferrero per la conclusione. L'ultima No, sono stato domanda. in Marocco. Pronto? Ecco, allora l'ultima domanda che sembra un po' semplice, ma in realtà secondo me c'è racchiuso molto. Allora, chi ci sta ascoltando, una persona che ci sta ascoltando scrive: alla base della violenza spesso ci sono relazioni malate tra la coppia. Come si interviene? Cioè, io credo che il riferimento fosse anche al fatto che alcune donne non denunciano subito, no? Oppure. Non, ecco, interviene poi Marocco per le conclusioni. Allora, come intervenire in una coppia malata? Credo che sia, tra virgolette, diciamo, una relazione malata tra la coppia. Credo che sia forse uno dei casi più difficili questo, perché è anche la vittima stessa che non vuole probabilmente staccarsi dal carnefice e ne ho avuto purtroppo conoscenza diretta per un'esperienza molto vicina alla mia famiglia. Chi mi risponde?
forse sempre la dottoressa Spriano o Biolato, o forse anche la dottoressa Bertoli, se ne ha avuto esperienza di coppie. Ecco, dottoressa Bertoli, lei come nel suo lavoro ha avuto esperienza di coppie, di vittime che non riuscivano a denunciare o di coppie tenute insieme da un rapporto malato? La situazione è abbastanza frequente, l'incapacità della donna di staccarsi da una relazione malata. L'atteggiamento che bisogna assumere è un atteggiamento di non costrizione, nel senso che già è un grande passo avanti se la donna riesce a rendersi conto della necessità di chiudere la relazione, quindi di intervenire con una separazione. La non costrizione riguarda invece l'aspetto più che altro di tipo penalistico, quindi se la donna riesce già ad assumere la decisione di chiudere la relazione coniugale o la relazione di convivenza, ci possiamo considerare già soddisfatti. La necessità di denunciare il proprio aggressore, quindi di iniziare un procedimento penale, necessita di un percorso di maturazione un po' più lento, un po' più delicato. A cui, secondo me, questa è l'esperienza che abbiamo avuto noi, insomma, come studio nell'ambito del nostro lavoro, non deve essere imposta. Cioè, è la vittima che deve arrivare anche all'acquisizione della consapevolezza che la condizione in cui ha vissuto necessita anche di un'azione di tipo penale. È ovvio che è indispensabile che l'avvocato si renda conto della necessità dell'intervento di uno psicologo che aiuti la propria assistita ad uscire da questa reazione malata, perché ci sono delle implicazioni emotive talmente importanti che il professionista che si occupa dell'aspetto più prettamente giuridico non può sopportare da solo. Quindi in questo caso la necessità di una collaborazione multidisciplinare nella trattazione di casi di questo genere è fondamentale, è indispensabile. Sì, grazie. Io volevo aggiungere che proprio l'altro giorno parlavo con una dottoressa del pronto soccorso, io lavoro ad Alessandria, quindi dell'ospedale di Alessandria, che mi diceva che a volte arrivano al pronto soccorso, sono molto confuse e quindi anche, cioè, ci sono delle situazioni in cui vengono dimesse e vanno a far denuncia. Ci sono delle situazioni in cui arrivano col 118 oppure accompagnate addirittura dalle forze dell'ordine perché hanno fatto un intervento in quel momento e quindi sono loro che hanno chiamato il 118. In base a come si sente la donna, si vede un attimo quando è il momento migliore per raccogliere la denuncia. E, da noi viene chiamata la psicologa all'interno dell'ospedale, viene fatto un colloquio specifico che chiamano di decompressione e poi nel frattempo viene attivato il servizio sociale professionale dell'ospedale che contatta, in questo caso me che sono la referente, e quindi il territorio viene a conoscenza delle situazioni. Bisogna capire anche se la donna ha già presentato denuncia, ce ne sono delle altre, se deve essere messa in protezione subito, quindi una valutazione che va fatta in breve tempo, ma anche con una certa urgenza, cioè con una certa urgenza e una certa competenza. Ci sono donne che non denunciano subito, noi le indirizziamo sia al centro antiviolenza locale, sia l'avvocato, abbiamo avuto delle situazioni in cui è l'avvocato stesso che ha raccolto le informazioni e poi ha depositato la denuncia, oppure prendiamo appuntamento quando si può con le forze dell'ordine, abbiamo una caserma specializzata con un nucleo operativo proprio che raccoglie delle denunce o in questura l'ufficio denunce e poi in base se si tratta di situazioni di minori a rischio, cioè l'ufficio minori, oppure la divisione anticrimine, quindi abbiamo tutti i collegamenti sul territorio. E l'importante è sia rispettare i tempi della donna e non essere troppo pressante, sia anche però valutare il rischio e la fuga eventuale del maltrattante. Quindi quando agiamo in equipe, noi ci confrontiamo spesso con le forze dell'ordine, abbiamo anche svolto azioni congiunte dove magari la donna veniva accompagnata a far denuncia, nel frattempo il maltrattante veniva sentito o dalle forze dell'ordine o veniva raggiunto a casa. E poi c'è anche tutta la parte di quando viene messa in protezione la donna, andare a recuperare i suoi effetti personali, quindi anche quella
è una parte importante. Rispetto alla parte psicologica, i centri antiviolenza territoriali hanno all'interno delle psicologhe gratuite, quindi la donna può intraprendere un percorso proprio psicologico all'interno del centro antiviolenza. Se no, ci sono i servizi pubblici dell'ASL, o ad esempio una signora che aveva proprio un'ansia molto forte, era stata vista 2 o 3 volte poi ambulatorialmente dall'ospedale. Grazie dottoressa Spriano. Io direi che possiamo avviarci verso la conclusione. Avevo visto comparire nella chat una domanda su diversi casi e quindi anche come affrontare professionalmente. Ovviamente ne abbiamo parlato tutta questa mattina, anche sono 1000 casi diciamo di violenza, sono 1000 casi diversi da trattare. Certo, ci sono gli specialisti che affronteranno caso per caso e daranno un valore diciamo diverso ad ogni situazione. A questo punto io passerei quindi la parola a Marco Marocco, vice sindaco della città metropolitana di Torino, per le conclusioni di questo interessantissimo dibattito che veramente ha aperto anche a me diverse, come dire, diverse angolature di questo problema che io purtroppo tratto solo da un punto di vista strettamente professionale quando non c'è quasi più niente da fare. Prego, dottor Marocco. Grazie Antonella, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questa tavola rotonda che abbiamo voluto come città metropolitana proprio organizzare in occasione appunto delle celebrazioni, ma non solo per quel motivo. Questa tavola rotonda ha espresso dei contenuti preziosi, davvero preziosi per tutti, ma al contempo anche insufficienti, perché darci un orario di inizio, 3 ore sostanzialmente, non sono assolutamente sufficienti per poter non solo dare la parola a tutti e quindi avere ancora più elementi preziosi per le proprie attività. Ma io credo che Città Metropolitana proprio in questo contesto debba organizzare ancora almeno un paio di incontri su questo tema, cercando anche l'aiuto di piattaforme informatiche più importanti, più affidabili, e sperando anche che i nostri fornitori di connettività si potenzino anche loro la infrastruttura, perché è davvero un sacrificio per le nostre orecchie passare 3 ore, ma lo facciamo tutti i giorni, questo lo facciamo tutti i giorni, passare 3 ore a cercare di o sentire i bisbigli o sentire voci molto più forti, oppure essere interrotti quando ci si esprime in concetti importanti. Saluto la dottoressa Bello e il dottor Parodi che hanno arricchito con tutti gli ospiti, hanno arricchito sicuramente i contenuti di questa tavola rotonda. I fondi, come si diceva, sono da potenziare, quindi le azioni da parte della politica, perché qua tutti devono fare la propria parte, quindi non soltanto la magistratura, non soltanto le associazioni, non soltanto gli avvocati, ma anche la parte politica deve attivarsi, quindi potenziare, dare forza, dare gambe a quello che è una sfida. È vero che questa progettualità è nata diversi anni fa, però è anche importante dargli una spinta, dargli un'accelerazione proprio per anticipare quello che sono le conseguenze della violenza, anticipare, quindi cercando di prevenire oppure comunque andando a curare, chiedo scusa per il termine che non è assolutamente corretto, il termine che ho utilizzato, comunque andare a incidere su quello che sono le problematiche che portano comunque a esprimersi in modo violento all'interno della coppia. Quindi impegno da parte della politica di nuovi fondi, di fondi che permettano a tutti di poter lavorare con maggiore efficacia, non soltanto quella avuta fino ad oggi, e chiaramente vedere anche un ruolo di enti di aree vaste come Città Metropolitana che possono, come enti sovracomunali, che possono anche coordinare azioni sul sociale, azioni legate appunto al contrasto alla violenza di genere. Quindi direi grazie a tutti, davvero grazie agli uffici di Città Metropolitana che hanno potuto dar vita a questo tipo di incontro e alla vostra partecipazione, che è stata davvero davvero importante, e parlo a livello personale e ma anche come ente per le funzioni che svolge. Grazie a tutti per aver dedicato il vostro tempo prezioso a questo momento di confronto. Grazie a tutti.
Grazie Vice Sindaco, anch'io ringrazio tutti per avermi coinvolto. E quindi non so se c'è ancora qualche intervento conclusivo, ma altrimenti io vi saluto e vi ringrazio per avermi chiesto di partecipare, di moderare. Spero di essere stata abbastanza capace nonostante i problemi di connessione. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Grazie a tutti. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie a voi, grazie a tutti. Buona giornata. Grazie. Ciao Antonella, complimenti, ciao.